sto a distanza, direi, non a caso questa stanza, che prima c'erano due o tre uffici, l'ho concepita 3 anni fa apposta proprio per creare un ambiente che abbiamo chiamato Innovative Contamination Hub, ICH, come scritto sul vetro, proprio perché accogliere eventi di varia diciamo anche natura, nel senso ci possono essere eventi come questo, come pure eventi dove servono delle scrivanie, allora si mette scrivanie, oppure ci si incontra e ci si siede la sera a discettare su un divano e allora si tirano fuori il sofà e ci mettiamo in maniera ancora più easy. Allora, il significato di oggi è quello di riuscire a trasmettere un concetto di dove sta andando il mondo e dove pensiamo che sia corretto fra tutti riuscire ad anticipare anche certi eventi e certe tendenze. Una cosa che vorrei riuscire, diciamo, a trasmettere è il concetto che mi sento anche dire la servitization, ma ammesso che sia capito il significato, lui dice, uno potrebbe anche dire, dopo che l'ho capito, sì, ma a me non interessa il business model del servitization, a me interessa vendere il prodotto, il pay per use non fa per me, il mio prodotto io dico, io non so, vendo linee, vendo macchine, vendo il milione, cosa mi interessa di essere pagato per ogni pezzo buono che la macchina mia un domani, che non viene venduta, ma viene data d'uso e mi paga per ogni pezzo buono, non mi interessa. E io lo capisco, io dico vai da sparti. Poter scegliere un domani, se vuoi continuare a fare business model alla, diciamo, in maniera tradizionale, ma che fa bene alla casa, quindi continuano a perseverare questo e a seguire questo business, diciamo, business model, oppure avere anche la possibilità di poter passare al service. Questo perché essere nella condizione un domani come società di poter scegliere o proporre al mercato anche una soluzione service vuol dire che te nel frattempo hai fatto tanti passaggi. È una evoluzione delle aziende che mediamente sono orientate al prodotto, quindi sono prodotto centrico, più importante e più solide sono, più il prodotto è importante, ve lo dice chi ha lavorato in Piaggio, ve lo dice chi ha lavorato in Beretta, dove il prodotto costituiva il valore, costituiva la barriera tecnologica, per cui era considerato, dico era, perché non è più nemmeno lì, considerato l'elemento discriminante. Il mercato è cambiato anche per loro, soprattutto anche per loro. Quindi il mercato quindi ti chiede di non essere più concentrato sul prodotto, ti devi spostare verso il servizio. Oggi il prodotto, la qualità non si cita più, perché se la citi vuol dire che è un problema. Il prodotto sono spesso equivalenti, piccole differenze fra una proposta e l'altra, a parità nello stesso settore. Cosa fa la differenza è come te gestisci il tuo prodotto, come lo proponi. È la proposition che cambia, è il service che tu fai percepire al cliente che cambia. Immaginatevi quindi qual è il percorso che una società deve fare per poter far sì che allora il prodotto diventi smart grazie a sensori, grazie alla possibilità che una volta consegnato in mano al cliente diventa la tua antenna. Il prodotto diventa la tua quinta colonna. Il prodotto dall'altra parte del mondo, in casa del cliente, ti comunica e comunica con te. Cliente fa piacere, ovviamente. Cliente piacendo, lui ti parla, è la quinta colonna. A quel punto sei in grado, se parla, se te lo consente, sei in grado di ricevere i dati via cloud, di elaborarli, ci metti un po' di intelligenza artificiale, quanto basta, e il dato aumenta di valore, diventa informazione. Già oggi ci sono i dati, anche con le macchine, gli impianti attuali, anche proprio. La difficoltà è saper gestire quelli di oggi, saper discernere, aggregarli. L'intelligenza artificiale fa questo. Il data analyst prima, o il data science, a livello diciamo ancora più alto, fa questo, elabora i dati e li trasforma in informazione fruibile da chi deve decidere. Oppure, dopo che hai visto che funziona,
la puoi retroazionare in automatico questa informazione, far sì che l'informazione è tale per cui la macchina si autocorregge. Allora, tutto questo per sa che lo puoi aiutare, e come società sei cresciuto perché hai dovuto sviluppare all'interno qualcuno in grado di elaborare i dati, cosa che ad oggi non fai, avere la capacità di decidere quindi quali sono i dati da prendere di quel cliente e qual è il valore aggiunto che ci metto, e a quel punto il cliente sa, sei veramente customer intimacy, sei veramente intimo al cliente. Perdona che Stefania, sono un punto, sono la momento, ti posso richiamare dopo. Grazie. Scusate. Ci sono anche casi in cui dicono, vabbè, ma il cliente non me lo... non ha piacere di far uscire i dati dal suo ambiente. E allora qual è il problema? Che tu puoi allargare la tua proposition proponendo al cliente non solo la macchina smart, ma gli vendi anche la formazione al suo personale di interpretare i dati. Quindi a questo punto rendi lui ancora più in grado di migliorare l'OI della macchina, e a quel punto tu sa che può contare comunque su di te e in qualunque momento puoi sempre intervenire per supportarlo. Quindi vi rendete conto quindi che fra i due livelli di realtà industriale, quella che dice io sono product wise, a quella che è service o customer wise, c'è veramente un abisso tra i due. È un fatto più culturale che tecnologico. Siamo consapevoli di questo, perché la tecnologia esiste da tempo. La tecnologia che rende smart le linee e le macchine, IoT e sensori, esiste. I software si sono evoluti, quello è vero, ma soprattutto si deve evolvere il know-how delle persone che è in grado di interpretarli, di utilizzarli, in modo tale da chiudere tutto questo cerchio. Quindi, quello che volevo trasmettervi quindi è che la felicità non è l'arrivo, la felicità è il percorso che ti porta all'arrivo. Poi, quando sei arrivato là, nella possibilità di poter scegliere, continuo a fare il mio business model vendendo il prodotto, come probabilmente sarà sempre, oppure posso anche proporre a quello che vorrà una versione in service, non mi cambia molto la vita me l'ha cambiata nel percorso che mi porta la visione di poter scegliere, perché vuol dire che io mi sono spostato sempre di più per essere chiuso dentro la mia comfort, che oggi non ti è più permesso di avere, e so muovermi in mare aperto, nel mare del mercato, del cliente che cambia, perché ho imparato a ragionare e pensare in logica del cliente. Quindi questa trasformazione quindi in realtà ti consente questo, di riuscire a sviluppare al tuo interno, a livello sempre più esteso di tutti i collaboratori, ragionare nel come ragiona il cliente. Quindi sviluppare questo know-how, portare mettere il cliente al centro, è un modo questo di farlo, però è un percorso lungo che richiede un po' di tempo, richiede supporto, richiede metodo, no? E bisogna farlo in maniera consapevole di quello che stiamo facendo, ma che ne vale la pena, perché il traguardo è veramente la felicità. Grazie, buon lavoro. Ma se spegniamo è meglio. Preferite spento o acceso? Allora, magari se me lo concedete allento un attimo la pressione, che mi sentite meglio. Io sono Andrea Posotti, rappresento un CSMT di innovazione gestionale e mi sono dato il compito di introdurre diciamo tecnicamente quanto basta, non troppo, il progetto che anche dà il titolo all'evento, che è l'Intelligent Digital Servitization, e poi mi autoincarico di introdurre i vari relatori che a vario titolo con varie competenze mostreranno le soluzioni tecnologiche ma anche dei casi già avviati che hanno già dato anche del profitto sia di prodotto,
di prodotto macchinario, anche di prodotto, diciamo, durevole, ma non necessariamente macchinario. Vedete quando fare il digitale. Non ho mai niente. Dammi una mano, ti prego. Già partito con le scarpe rotte. Ah, certo, non era proprio là. Allora c'è una spiegazione. Ok. Non era un'azienda. E adesso dovrebbe andare, quindi il progetto è questo. Il nostro amministratore delegato Riccardo Terchino ci ha già numerato questi passi, quindi noi l'abbiamo anche voluto schematizzare in forma grafica, quindi si parte dall'evoluzione del prodotto, dal 4.0 si parla di messaging, in qualche modo la digital servitization è un mess che fa parlare la macchina che si trova presso il cliente, quindi che può restituire dei dati in condizioni reali di utilizzo in ogni laboratorio e in qualche modo fa scoprire il comportamento, l'utilizzo che il cliente fa di questa macchina e si ricava nuova conoscenza esattamente come avviene in fabbrica nello smart plant su proprie macchine, su propri prodotti. E quindi diciamo se stiamo focalizzati sul produttore in macchinario, in definitiva un obiettivo anche di breve termine è quello dell'aumento dell'indice molto noto di efficienza del macchinario, che è l'indicatore insieme al livello di servizio, quindi livello di servizio e efficienza sono i due pilastri KPI che ci consentono di avere un controllo industriale sul nostro sistema. E da qui, se appunto uno vuole anche dimensionare, innovare dei servizi oltre la vendita del prodotto stesso. Quindi con uno schema semplice, anche dal punto di vista degli attori, abbiamo il produttore, l'utilizzatore degli impianti, si parte da un primo step, quello appunto classico, il produttore vende l'impianto, l'utilizzatore lo paga, lo utilizza, lo mette in ammortamento, eccetera, e questo è il modello di partenza. Se già con un primo step, oltre il produttore, oltre a avere fornire l'impianto, lo arricchisce con un software che può dare dei dati su uno storage locale e diciamo arricchire come primo step, anche abbastanza rapido da fare, un servizio di formazione per il personale aziendale che continua a vedere i suoi dati, mess o non mess che ci sia, può essere già un aumento di fatturato, un business in più che arricchisce il prodotto. La macchina che produce il pezzo e anche un software che tira fuori dei dati in modo smart, quindi parcheggia in un database locale che è gestito direttamente dagli operatori del cliente, del produttore, che si trova quindi personale addestrato ad aumentare l'efficienza, lo fa in modo privato, senza condividere più di tanto, e questo diciamo è un primo step che non è stravolgente probabilmente dal punto di vista dei numeri, ma è già un modo in più dare un prodotto che parla al mio cliente. Se poi facciamo anche il secondo step, per cui magari il cliente, come è giusto che sia, si concentra sul proprio business, quindi faccio i pezzi, li faccio bene, delego il parco installato al produttore, quindi diciamo variante remota, se il cliente vuole e i dati che vuole, che si concordano, il produttore può imparare appunto, come dicevo poco fa, dai dati che la macchina in utilizzo, quindi in condizioni reali, produce e li storicizza sul database remoto, anche tutto le performance oltre UI, quindi anche parametri molto locali, ad esempio delle pressioni critiche che ai tecnici vogliono dire qualcosa, e impara dalle serie storiche l'utilizzo e l'evoluzione dei propri componenti, che già potrebbe migliorare il progetto del prodotto, quindi magari a confermare o meno dove certi componenti si usurano, dove sono sottoposti a sforzi magari non previsti, e quindi nel medio-lungo periodo andare a modificare il prodotto in modo tale da anche qui come risvolto di business magari offrire una garanzia in più su un componente che sono sicuro non si guasta, e gli amici dell'automotive, le aziende che fanno business dell'automotive, 10 anni di garanzia su componenti meccaniche elettriche dell'ibrido, è una garanzia che per esperienza personale ho conosciuto, vuol dire che quei componenti non si rompono, e se se ne rompe uno, vede, l'hanno validato prima. Questo abilita, quindi pur comunque il cliente volendo delegare diciamo l'aumento dell'efficienza sul proprio produttore, in qualche modo aumenta la fidelizzazione
e fa evolvere il rapporto che allo step base è un rapporto commerciale, il cliente compra una macchina, poi ti chiamo per i ricambi ogni tanto, inizio, ti faccio vedere qualche dato. Bisogna stare attenti perché, diciamo, il contapezzi, che è un dato molto semplice che c'è da sempre, è un dato molto sensibile che tipicamente l'utilizzatore non fa vedere, perché il produttore conosce il costo, che è il prezzo della propria macchina, il prodotto ci arriva a livello di prezzo o a livello di costo, col contapezzi riesce anche a capire in quanto tempo il cliente arriva a breakeven, e questo il cliente tipicamente non lo vuole fare, almeno su beni durevoli. Per cui, concordando il set di dati da mandare in remoto, può diciamo, dare soddisfazione e valore al campo. E questa è la parte remota. Quindi alcuni vantaggi anche qua, senza avere, anche perché il processo per avere un parco installato connesso in questo modo, io me lo immagino molto lungo. C'è un parco installato, parliamo di beni che durano 20 anni, abbiamo anche macchine che hanno 40 anni o di più, che al più possono essere retrofittate, inizia a parlare, però diciamo, come gli elettrodomestici A++ o lo smart building di edifici in efficienza energetica, al di là di ci sono gli edifici storici, il processo di sostituzione è comunque molto lungo. E quindi intanto da cosa si può partire se il produttore inizia a vedere questo impianto? Avere questi tipi di vantaggi che quantomeno agiscono su un processo di service che probabilmente già esiste, che è quello della manutenzione o dell'assistenza post tecnica, che in qualche modo velocizza o rende efficiente il processo stesso in virtù dei dati raccolti. Alludo ad esempio a un sistema di alerting profilato che una macchina opportunamente allestita può andare a innescare, e con opportune integrazioni che poi verranno spiegate da chi mi segue, anche inserire un ticket in un sistema di ticketing di un sistema informativo normale. Ovviamente questo sistema va tarato, perché poi il sistema si riempie di ticket, e questo non va bene, però risparmia di fare la telefonata e mandare la mail, e la macchina, che lo dice già al produttore, magari in modo proattivo interviene, organizza in modo più efficiente i giri di manutenzione, andando anche a risparmiare tanto poco che sia sui costi di trasferta, o andare a rinunciare a una risorsa che molto spesso è condivisa anche col reparto, quindi un progettista, un tecnico che durante, diciamo, la vita ordinaria è una persona produttiva, mi sta 15 giorni all'estero, ma in questi 15 giorni tocco 5 clienti, se riesco a pianificare prima è un sistema che mi dà questo tipo di allerta. Non direi, spenderei pochissimo tempo sulla validazione anche degli ALEF, per cui se la macchina che certifica che il guasto in atto sta per avvenire, questo tutto tempo risparmiato di qualcuno che può, ho sentito che fa un rumore strano, poi invece non è vero perché non è esperto, è proprio la macchina che è in grado di fare questo, e questo è business, diciamo, subito. Per cui, diciamo, si può fare del training, si può fare manutenzione del parco installato, per cui pur non passando al pay-per-use, se il cliente naturalmente vuole, un business che può essere espanso con il digital servitization è quella della fleet management, per cui il parco installato, io ti vendo tutte le macchine e faccio la manutenzione, mi tengo tutti i dati, quindi le vedo, questo lo faccio anche prima, e il cliente pensa solo a sfruttare la macchina, noi ci facciamo pagare, noi diciamo, mi metto nei panni del produttore, un livello di servizio, quindi ti mantengo l'impianto funzionante secondo un service level agreement, mi metti in condizione di farlo, per cui l'utilizzatore non si preoccupa altro che alimentare la macchina con i materiali. E poi, a seconda anche dei due attori, si può arrivare anche all'ottimizzazione dei cicli di lavoro, per cui io come produttore non faccio business producendo, non so, presso di presso colata, ma tipicamente le fonderie conoscono il processo, ma non conoscono, hanno know-how per produrre la macchina, e viceversa. Per cui ho visto anche proprio in pratica, sapete che a Brescia è un polo di fonderie, noi abbiamo anche la scuola di pressocolata, insieme cliente e fornitore riescono a mettere a punto un processo più efficiente che fa meno scarto, utilizza meglio i materiali, fa durare più la macchina, e questo si concretizza in un corso di formazione, in un training sul processo che il produttore può fare. E cioè, come metodo, allora, vado un po' veloce, anche come CSMT, come ci collochiamo? Noi siamo un centro di ricerca no profit pubblico privato, ci collochiamo, diciamo, nella parte sistemistica, per cui
ci siamo dati questo nome di business model facilitator, di facilitatore, insieme in questo caso al progetto in essere da GNT Economy, che seguirà, che è colui che dà lo strumento, il power del modello di business, e il cliente destinatario, eventualmente anche il cliente del cliente, comunque anche in logica lì il cliente finale, senza andare troppo in là, l'utilizzatore del pezzo, ma comunque il cliente del produttore, quindi passando i due livelli, insieme si crea chi porta know-how sistemistico, chi asset tecnologici e abilità tecnica, il destinatario ci mette la propria esperienza sul proprio ciclo di produzione in orientamento al cliente, si compone un business vincente per cui si riesce a fare innovazione anche in questo settore. Noi dobbiamo, siamo stati creati per fare questo tipo di innovazione. E nella fattispecie, anticipo poi l'intervento di Cristiano Daolio, che con cui dà tutta la presentazione, abbiamo messo a punto anche un programma STEP che viene erogato a modalità di workshop, che probabilmente è più giusto che venga fatto prima di effettuare l'investimento tecnologico hardware e software per impostare il business model, dire voglio arrivare là e quali sono gli strumenti per arrivarci. Con questo ho concluso. Lascio la parola a Roberto Gazia di GNT Economy, che ci mostrerà in concreto anche lo strumento da loro messo a punto, che è già funzionante e implementato. Aiutami, Roberto, qual era la tua? Questa è l'ultima? Perfetto. Dovrebbe. Se vuoi il telecomando, vediamo, faccio da come vuoi. Perfetto. Ok, partito. Prego. Perfetto. Sì. Buonasera, sono Roberto Gazzi, mi presento. Lavoro per GNT Economy. Siamo una panoramica di chi siamo. GN è un solution provider da 25 anni. La nostra origine è quella degli ERP, quindi dei sistemi gestionali. Quindi internamente abbiamo forti competenze che appartengono al mondo dei processi. Questo è un vantaggio dal nostro punto di vista. Oltre ad avere competenze tecniche, è un vantaggio avere competenze funzionali, anche poi appunto per applicarle a questo tipo di processi. Negli ultimi anni abbiamo costituito un team appositamente per le nuove tecnologie. Io faccio parte di quel team e quello che facciamo è applicare, trovare comunque metodi innovativi. Tolgo la mascherina, infatti, scusa. Trovare metodi innovativi per applicare, ad esempio, alla servitization, tecnologie innovative come l'IoT, l'intelligenza artificiale o il blockchain. Oggi presenterò delle tecnologie che abbiamo applicato nel tempo sui progetti su cui abbiamo lavorato e le loro caratteristiche, quindi abbiamo sintetizzato una lista di sostanzialmente caratteristiche che le tecnologie devono avere nel momento in cui vengono impiegate affinché appunto il processo sia efficace. E vi presenterò anche, strada facendo, alcuni prodotti che abbiamo sviluppato e che hanno poi inglobato queste caratteristiche, queste tecnologie con queste caratteristiche. Quindi è evidente anche già dal discorso fatto un attimo fa che questo è un percorso che è incentrato sui dati, quindi molto spesso in questi casi le architetture che vengono impiegate sono architette alla posizione dati. Il compito di questa architettura è sostanzialmente quello di acquisire dati e nel trasferirli arricchirli di valore. Quindi un valore che tra l'altro deve essere fornito non soltanto al cliente finale ma anche al fornitore stesso, poi vedremo in che modo. Questa che vedete è un'architettura classica utilizzata per l'acquisizione dati, quindi diciamo soprattutto i primi due strati sono quelli classici. Per la servitizzazione c'è sempre uno strato cosiddetto di service, cioè uno strato che serve per fornire servizio al cliente finale. Diciamo che il fornitore si concentra generalmente nella parte centrale, quindi dalla parte centrale che il fornitore acquisisce il valore per se stesso, la parte terminale è quella che fornisce il valore al cliente finale, quindi quella di servizio, di presentazione. Il dato ovviamente fluisce dal basso e
il valore si crea, diciamo, man mano che si sale in questi layer. Facciamo un esempio, la strada acquisizione può essere sia un'acquisizione da macchine, ma anche da dati che sono virtuali, quindi un esempio potrebbe essere Google, l'uso che fa Google dei dati, quindi un clickstream di un utente che sta navigando può essere poi servitizzato come ad esempio vendendo, proponendo pubblicità all'utente stesso che sta navigando. Quindi questo, se poi lo decliniamo sulle macchine, appunto l'acquisizione in questo caso è un'acquisizione fisica di dati presentati da una macchina e portati in cloud per processamento e per poi rifornire questo valore al cliente. Quindi, dal punto di vista dell'architettura, spiego brevemente quali sono gli scopi di questi layer. Il primo layer, partendo dal basso, è costituito da una... partecipano a questo strato da una serie di componenti distribuite, quindi sono componenti hardware e software che si occupano di acquisire i dati e trasmetterli. Si interfacciano con la sorgente dati, quindi da un lato parlano con il campo, parlano con dei protocolli che sono gli operational technology, quindi sono comunque protocolli di campo specifici molto spesso delle macchine, mentre dall'altro lato parlano con un'entità centrale che invece parla protocolli tendenzialmente IT, quindi più di alto livello. L'obiettivo sicuramente è quello di, in questo strato ci si concentra generalmente nella riduzione dei costi, quindi ottimizzare la trasmissione, ottimizzare la logica che si può distribuire sul campo in modo tale da risparmiare traffico, da risparmiare potenza di calcolo in cloud. Quindi l'edge computing, adesso vedremo, è un'arma vincente in questo strato. Il prossimo livello si occupa sostanzialmente quello di ricevere questi dati in modo affidabile, quindi la persistenza del dato, ma il suo obiettivo finale in realtà è quello dell'incremento del valore. Quindi diciamo, questo è il punto critico di tutta questa architettura, perché è qui dove effettivamente vengono messi in produzione gli algoritmi predittivi, tutto quello che è modelli inferenziali, machine learning, pattern recognition, modelli inferenziali in generale. È qui che si implementano per esempio i sistemi di raccomandazione, come per esempio accennavo prima Google, per esempio. Quindi qui si crea effettivamente il valore finale e si gettano le basi poi per la costruzione di un servizio on top. L'ultimo strato è quello della presentazione del dato, la presentazione del servizio al cliente, quindi ha altre esigenze, altre tecnologie. L'obiettivo finale è quello dell'erogazione del servizio. Qui ovviamente lo scopo è quello di far percepire effettivamente a un cliente il valore di quello che sta utilizzando. Ci sono altre caratteristiche trasversali, nel senso che si applicano a tutti gli strati, e come sempre c'è il tema della sicurezza che probabilmente poi affronteremo in un altro talk. Comunque, sicuramente ogni singolo bit che viene prodotto dal campo deve essere in qualche modo protetto dalla produzione dal campo all'utente finale che lo consuma. Non solo, anche c'è una questione di sicurezza anche in termini di autorizzazione. Ogni strato ha dei gradi di autorizzazione differenti, per cui il livello base ha sicuramente un controllo di accesso anche di tipo fisico, mentre gli strati superiori tendenzialmente sono posizionati in cloud, quindi l'accesso fisico generalmente è coperto dal provider cloud, ma c'è una sicurezza anche legata agli accessi e alle autorizzazioni informatiche, software. E l'affidabilità, sicuramente, siccome stiamo parlando di servizi di natura digitale, quello che tra le varie cose che percepisce come valore il cliente c'è anche l'uptime del servizio, l'affidabilità del servizio. Anche questo è un tema dove a tutti gli strati è fondamentale. E infine anche la cosiddetta convergenza IT-OT, cioè il riuscire a far parlare tra di loro componenti che in realtà parlano lingue completamente diverse, semanticamente diverse, sono protocolli completamente diversi. Per ognuno di questi strati si parlano protocolli differenti, quindi c'è quello che si cerca di fare in termini di system integration è di creare una convergenza di questi protocolli, parlare una lingua comune a partire dal campo
all'utente finale, nonostante la differenza di protocolli. Quindi, come possiamo ottenere queste funzionalità? Abbiamo una serie di tecnologie che potremmo applicare, ne ho censite solo alcune, ma è chiaro che ci sono, ad ogni strato corrispondono delle sfide tecniche specifiche, competenze specifiche, ed è chiaro appunto che si tratta proprio di una sfida tecnica su molti dei campi dell'informatica, in realtà. Buona notizia è che in GN abbiamo già affrontato questo tipo di sfide tecniche diverse volte, in diversi progetti negli ultimi anni, e abbiamo assorbito queste tecnologie nei nostri prodotti, le abbiamo assorbite al fine appunto di rendere più rapido l'acquisizione di percorrere un percorso di servitizzazione. Quindi siamo resi conto effettivamente che ci sono diversi passaggi in comune tra i vari progetti di servitizzazione, e quindi abbiamo sostanzialmente creato un fattore comune che sono i nostri prodotti. Quindi abbiamo realizzato una serie di acceleratori che spostano, diciamo, il focus del fornitore del servizio da quello che è una problematica sostanzialmente tecnica, profondamente tecnica, spostano la sua attenzione su quella che invece è una problematica di business, quindi una problematica di trovare business model, trovare un modello di revenue adatto al proprio business. Quindi tutto si traduce ovviamente in un risparmio di tempo e di energie su queste sfide tecniche. Quindi ora vi presenterò velocemente queste tecnologie e le caratteristiche che siamo resi conto che sono quelle fondamentali poi nel momento in cui si vanno a utilizzare e impiegare, e come queste tecnologie sono state poi integrate nei nostri prodotti. Quindi partiamo dall'edge computing, che è sicuramente la tecnologia più impiegata nella fase di acquisizione. Quello che consente è sostanzialmente di decentralizzare quello che è il carico di lavoro e il pre-processing, la prima acquisizione dati in prossimità della sorgente dati. Questo consente diversi vantaggi, ripeto, qui lo scopo è anche quello di contenere i costi di questo tipo di infrastrutture. Questa è la parte che scala di più in termini di costi, perché ovviamente c'è un costo operativo dell'hardware, del software e della trasmissione dati. Quindi ridurre i tempi di risposta, ridurre il traffico, ridurre le risorse cloud necessarie a processare i dati aiuta a contenere i costi, quindi questo sicuramente è l'obiettivo. Inoltre aiuta anche perché ogni macchina generalmente ha, io parlo di macchine, visto diciamo un po' l'audience, però questo si applica a ogni tipo di sistema che produce dati. Ogni sistema che produce dati ha alla fine il suo protocollo, ha la sua semantica di dialogo, e quindi questo tipo di architetture, soprattutto l'edge computing, permettono di limitare queste variabilità al campo, non portarle in modelli dati che stanno a livelli superiori. Quindi le implementazioni in questo caso devono, secondo noi, rispettare una serie di caratteristiche fondamentali, che sono la modularità, quindi gli strumenti che adottiamo devono essere facili da estendere, perché appunto il panorama, le nostre idee cambiano anche durante i progetti stessi, e quindi deve essere importantissimo far sì che le componenti software siano modificabili, configurabili da remoto ad esempio, oppure per supportare nuovi protocolli. L'evolvibilità, quindi si è detto un attimo fa che la servitizzazione è un percorso, quindi effettivamente quello che è richiesto è supportare dal campo nuovi business model, quindi un business case nuovi nel tempo. Quindi nel tempo si andranno a introdurre inevitabilmente una serie di nuove applicazioni per il nostro hardware. Questo deve essere recepibile dai dispositivi sul campo, perché ovviamente è impensabile andare a mettere mano fisicamente a dispositivi apposta per questo tipo di attività. Quindi anche qui rientra in questo tema rientra anche l'agilità, nel senso che nel momento in cui andiamo a introdurre nuove modifiche, non essendoci un accesso fisico all'hardware, tutto quello che sono i temi di sviluppo remoto, di configurazione remota, manutenzione remota, consentono poi di avere delle iterazioni molto più rapide di sviluppo. E infine gli ultimi due temi sono quello dell'affidabilità. Ovviamente il nostro servizio è un servizio che si basa fondamentalmente sulla produzione del dato, quindi nel momento in cui questa produzione viene a mancare,
c'è una discontinuità nel servizio e quindi, ripeto, anche lì si parla di servizi digitali, quindi l'affidabilità è fondamentale per il cliente finale, proprio per percepire un valore del servizio offerto. E anche qui la sicurezza è uno dei temi appunto che è ricorrenti in tutta l'infrastruttura, sia in questo caso fisica che anche software, perché il dato deve essere protetto sia cosiddetto at rest, cioè nel momento in cui viene salvato persistenza sul dispositivo Edge, sia in transito verso la piattaforma di acquisizione centralizzata. Quali sono i prodotti dove abbiamo concretizzato queste esperienze? Sicuramente Ledger Runtime, cioè un motore di esecuzione di applicazioni modulari sostanzialmente, che girano in prossimità dell'hardware, quindi da remoto possiamo deployare, installare applicazioni che possono essere per esempio dei protocolli OT, un nuovo protocollo S7 piuttosto che qualsiasi protocollo PCUA, protocolli aggiuntivi che magari nel tempo vanno ad aggiungersi a una macchina, perché si aggiungono componenti hardware effettive alla macchina, possiamo supportarlo remotamente installando un modulo aggiuntivo, quindi appunto il tema della modularità in questo caso. Ci sono poi tutte delle applicazioni a valore aggiunto che possono essere già l'anomaly detection portata sul campo, quindi casi in cui per esempio il cliente non vuole portare i propri dati o tutti i suoi dati in cloud, quello che possiamo fare, ok, è portare il cloud sostanzialmente in locale e quindi far girare questi algoritmi, far girare l'intelligenza che potrebbe girare centralmente, la facciamo funzionare anche dislocata sul campo. E questo tra l'altro, appunto, dicevo, ci porta anche dei risparmi in termini ci porta dei risparmi in generale. Altri applicativi possono essere quello della quality inspection, quindi anche qui tematiche di machine learning, di intelligenza artificiale, piuttosto che complex event processing, cioè detection di eventi che si vengono a verificare in tempo reale. Per quanto riguarda l'Internet of Things, anche qui è più impiegato sicuramente in fase di trasmissione. Molto spesso, diciamo, si va a concretizzare come una piattaforma IoT, quindi molto spesso vengono utilizzate piattaforme IoT in questa fase, e permette ovviamente di ricevere e accumulare i dati. Quali sono le caratteristiche? La governance dei dispositivi è in questo caso importante, quindi tutto quello che è centralizzazione del life cycle dei dispositivi, la sicurezza della comunicazione, configurazione remota e così via. Efficacia operativa significa in questo caso rendere semplici operazioni massive che altrimenti dovrebbero essere fatte puntualmente, quindi in questo caso è un forte facilitatore di questo tipo di tecnologie. La scalabilità e la resilienza fanno parte un po' appunto dell'affidabilità della soluzione in generale, e tutto quello che è integrabilità poi aiuta effettivamente a, come detto un attimo fa, per esempio integrare il sistema con sistemi esterni, per esempio tramite notifiche, tramite invio di email, per esempio di allertamento, o piuttosto che creazione di ticket di service. Quali sono i prodotti che utilizzano? Sicuramente ci sono i nostri prodotti, quindi tutto quello che è legato al device management e al telecontrollo, quindi piattaforme che hanno sviluppato nel tempo per clienti, poi comunque sono diventate prodotti, e ci sono la possibilità ovviamente dei custom e poi le piattaforme in SaaS piuttosto che in PaaS, quindi Blocity piuttosto che altre piattaforme IoT che abbiamo utilizzato nel tempo, che fanno queste veci nella parte dell'IoT. Quindi procediamo su questa. Quindi il tema è quello del big data. Scusate. Quello dello streaming e del data science. Quindi l'applicazione in questo caso sono tecnologie e metodi che sono quelli più impiegati per l'analisi e la trasformazione di grossi moli di dati. Il big data sicuramente è la parte di storage più complessa del sistema. E si occupa principalmente della conservazione e dell'analisi dei dati. Lo streaming è quello che ci consente di monitorare costantemente i dati mentre arrivano dal campo e analizzarli in tempo reale, e la data science è quella che poi on top va diciamo a montarsi su questi due strati e che permette appunto di avere costruire diciamo informazioni a valore aggiunto, quindi sintetizzare delle informazioni
dai dati, nessuno sintetizzare delle informazioni. Quindi, quali sono i requisiti dell'applicazione di queste tecniche? Sicuramente abbiamo l'elaborazione massiva, nel senso che è necessario, appunto, viste le mole di dati, poter processare, gestire anche soltanto, fare storage di queste mole di dati. Il monitoraggio continuo è quello che ci permette di intercettare situazioni di allarme piuttosto che di effettuare dei calcoli derivati sui dati che stiamo acquisendo. Una componente fondamentale di questi sistemi è sicuramente la criticità del tempo, cioè noi stiamo applicando degli algoritmi in tempo reale, quindi il dato ha un valore maggiore finché è caldo, quindi finché è in transito. Quindi derivare dei dati in tempo reale ha un valore sicuramente percepibile e sicuramente di valore maggiore rispetto ad avere un dato invece che magari una volta al giorno viene aggiornato. Anche qui molto importante la governance e l'evolvibilità, perché questo tipo di pipeline sono soprattutto questa parte centrale, la parte più intelligente di questi sistemi, e quindi dove le iterazioni all'interno di un processo di servitizzazione sono più frequenti. Quindi governare correttamente tutto quello che sono i workflow di gestione e come far evolvere queste pipeline è fondamentale. Anche questo viene poi applicato su strumenti che abbiamo sviluppato nel tempo, quindi dalle streaming analytics all'historia, che è uno storage a lungo termine, l'alerting e la reportistica, quindi tramite streaming e tramite elaborazione massiva andiamo a triggerare una serie di alert a sistemi esterni, piuttosto che effettuare dei calcoli massivi su una base storica e generare della reportistica. L'ultimo strato e l'ultima tecnologia che vedremo sono classiche tecnologie, diciamo, web e back-end. Quindi, diciamo, tutto quello che abbiamo visto fino ad ora alimenta questo ultimo strato, queste ultime tecnologie. Sono tecnologie più classiche, quindi sono legate più al web e al back-end, sono quelle che ci permettono di presentare poi il dato al cliente finale. Che in questo caso abbiamo dei requisiti, sono requisiti anche qui di adattabilità, perché qui l'esigenza principale è quella di adattare sicuramente il sistema alle esigenze del fornitore, ma anche alle esigenze del cliente finale. È importante che il cliente finale possa impostare il suo sistema di autorizzazione, ad esempio, oppure configurare la sua struttura, il suo organigramma interno, per aiutare tutto quello che è la navigazione dei propri asset che alla fine utilizzerà e visualizzerà. La multi-tenancy in questo caso aiuta anche, perché sostanzialmente ci consente di concentrare in un unico oggetto software tutti i dati, quindi non creare n piattaforme segmentate per n clienti, ma avere un'unica infrastruttura che fa sostanzialmente fornisce lo stesso servizio a tutti, ma tutti percepiscono la piattaforma come se fosse propria, quindi vedono i dati segmentati. Proattività è un altro degli elementi che viene percepito molto dal cliente finale e rientra nel fatto che non è pensabile comunque alla fine che un cliente stia connesso per forza a un prodotto che ha acquisito. Quello che vorrebbe effettivamente avere un monitoraggio 24/7, quindi una sorta di tutela, una sorta di proattività del sistema stesso, che non richiede che ci sia un accesso effettivo, ma che è lui che si muove verso il cliente finale per fornire delle notifiche, per fornire delle insight a come utilizza gli asset. Quindi anche qua qui si veicolano tutto quello che sono le analisi dei dati che si possono fare precedentemente, capire quali sono gli usage pattern dell'hardware, tutto quello che è manutenzione predittiva, può essere poi tramite sistemi di notifica propagato da questo ultimo strato. Anche qui abbiamo due applicazioni che abbiamo sviluppato nel tempo. La prima si occupa del monitoraggio, quindi sia della visualizzazione dei dati, sia della presentazione dei dati, si occupa anche della notifiche, un sistema di reportistica, quindi tutto quello che è visualizzabile, dimostrabile al cliente. Mentre la parte di asset management permette di
come ho detto poco fa, l'adattabilità, quindi come focus l'adattabilità, quindi si adatta su quella che è la struttura del cliente, e quindi il cliente, non so, è diviso per branch, per impianti, e in questo modo può mappare la sua gerarchia, la sua struttura su quello dell'asset management, e anche i suoi ruoli di accesso si integrano con questo tipo di strutture. Quindi, qual è il nostro ruolo in questo percorso? Quindi, per concludere, il nostro ruolo è sicuramente quello della consulenza, quindi facciamo tutto quello che sono le attività di definizione strategica del percorso, definizione delle tecnologie da scelta, da tecnologica da effettuare, facciamo formazione. Siamo implementatori, quindi oltre a sviluppare i nostri prodotti, abbiamo visto numerose implementazioni di soluzioni custom, sviluppiamo integrazioni e facciamo anche quello che è tutto la discovery e la validazione di proof of concept. E infine abbiamo le nostre soluzioni che avete visto poco fa nelle slide, quindi, che abbiamo chiamato Servitization Suite, e quindi della quale poi offriamo anche il supporto. Grazie per l'attenzione. Grazie Roberto. Adesso iniziamo a vedere un caso reale di un'azienda che l'ha fatto, ha iniziato a farlo, ha dato anche un nome proprio al progetto, no? Sì. Di Giovan Battista Surdi di IMS Technologies. Ha adottato la soluzione di GN. Prego. E vediamo cosa è successo allora. Cosa sta succedendo? Scusa, prometto di non interrompere. Allora, adoro anch'io. Buonasera a tutti anche da parte mia. Allora, cominciamo. Il progetto si chiama Maya. Non parleremo nell'intervento che viene di... non faremo una descrizione di una soluzione tecnica con una piattaforma industrial IoT, che chiaramente è stata fatta più che bene nell'intervento precedente. Ci focalizzeremo su quello che è stata la nostra esperienza, quello che è stata e quello che è tutt'oggi l'esperienza che stiamo vivendo nel realizzare una piattaforma industrial IoT che colleghi le nostre macchine al cloud, a un'interfaccia che viene data al cliente, ai vari benefici e servizi aggiuntivi, e nel più in senso lato cominciare a innescare un processo di trasformazione digitale dell'azienda. Siamo dovendo trattare di un'esperienza, l'iter che seguiremo è abbastanza classico, quindi da dove siamo partiti, dove ci troviamo adesso, dove vogliamo arrivare. Le tre immagini mi servono perché volevo darvi uno dei piccoli spunti affinché passasse, magari anche in maniera evocativa, la situazione in cui ci troviamo. Siamo partiti da qua. Ci sentivamo un piccolo pedone e sapevamo di avere davanti un qualcosa di enorme, un qualcosa che avrebbe avuto, probabilmente, quasi sicuramente noi ci crediamo, avrà una grossa rilevanza, un grosso impatto, del quale vedevamo solo un'ombra. In effetti l'immagine non è neanche appropriata, perché quell'ombra ha dei contorni delineati. Per noi all'inizio non era neanche così, era un'ombra evanescente. Sapevamo di dover fare qualcosa. Cosa? Boh. Come? Boh. Il fatto che non avesse dei contorni definiti col senno di poi non è stato neanche male, perché non ci ha dato dei limiti, non ci ha dato dei vincoli. Adesso stiamo seguendo delle idee che si stanno rivelando interessanti. A proposito di idee, arriviamo alla seconda immagine, quella delle lampadine. Cosa abbiamo fatto quando siamo partiti? Qual è stata la prima cosa? Cominciare a raccogliere delle idee. Idee si intende funzionalità, si intende delle proposte da fare al cliente che aggiungessero valore, che gli migliorassero la vita. Abbiamo raccolto delle idee, le abbiamo selezionate, le abbiamo impilate, le abbiamo allineate, abbiamo acceso qualche lampadina. Questo vuol dire che ad oggi abbiamo, grazie anche alla collaborazione con GN e altri partner, abbiamo realizzato una piattaforma che, se tutto va bene, nell'arco di un mesetto o due vedrà la sua messa proprio in campo, grazie alla collaborazione con un cliente pilota che ci permetterà di cominciare a testarla. Abbiamo acceso qualche lampadina, questo vuol dire che abbiamo individuato un primo set di funzionalità con cui corredare la nostra piattaforma per cominciare a muovere le cose. Dove vogliamo andare? L'immagine è quella delle tre frecce, il bersaglio volutamente è tenuto fuori perché non è ancora chiaro
quale sarà il bersaglio. Non sono ancora chiari e definiti bene gli obiettivi. Quello che è chiaro è che, come quelle frecce, le idee in questo momento, quelle che abbiamo raccolto, devono cominciare a convergere. E questa non è una frase semplice, lo vedremo. Cominciamo a parlare del progetto. L'acronimo vuol dire quello che vedete, Machine Artificial Intelligence Application. Ora, machine è chiaro, parliamo di macchine e quello è l'ambito. Quello che è il cuore dell'applicazione, come di qualunque soluzione IoT, è l'elaborazione dei dati che dobbiamo andare a fare. Quindi Artificial Intelligence è il cuore di tutto, è quello su cui si basa tutto. Analizzare i dati. Ma quello che è Application, perché inizialmente parlavamo di una piattaforma IoT. Quello che è cambiato in corso d'opera è il fatto che non ci vogliamo più limitare ad analizzare solamente i dati che arrivano dalla macchina. Quello che ha senso fare, ed è lì che ha senso avere una piattaforma IoT, è un tipo di tecnologia come quella che si può utilizzare oggi. Quello che ha senso fare è cominciare ad analizzare i dati che arrivano dalle macchine assieme a dati che arrivano da altre sorgenti, dati su come i clienti utilizzano le macchine presenti nel CRM dell'azienda, dati su come noi gestiamo la produzione e l'approvvigionamento delle nostre macchine, dati che arrivano dal nostro ERP interno. Quindi ci sono delle sorgenti di dati non naturalmente presenti in azienda che possiamo sfruttare per ricavare informazioni che possono essere d'aiuto al cliente, ma anche a IMS come cliente interno della nostra piattaforma. Quindi, da application sarebbe stato più giusto chiamarla system, solo che l'acronimo veniva MICE, che era quantomeno equivoco, per cui abbiamo lasciato application, che ci piace comunque. Una breve panoramica di come potrebbe essere architettata la piattaforma, vediamo delle macchine distribuite in diversi impianti. Ogni macchina è equipaggiata con un dispositivo Edge, quindi un PC industriale montato all'interno del quadro che, come diceva prima Roberto, si occupa di raccogliere i dati direttamente dai sensori, dalla macchina e da altre sorgenti a basso livello, a livello del campo. Si dà al cliente già una prima possibilità di un collegamento con il suo gestionale interno ai fini, dove è possibile, di accedere ai benefici dei vari piani nazionali che agevolano l'interconnessione delle macchine. Quindi per quei clienti che banalmente non vogliono, non sono ancora pronti per mandare in cloud i loro dati, pronti a livello culturale. Diversamente invece si passa, i dati cominciano ad andare sulla nostra piattaforma cloud, dove vengono elaborati, ma vengono elaborati anche in locale. Sono diversi tipi e diversi gli scopi dell'elaborazione, per cui è giusto che siano diversi sistemi. Alcune elaborazioni dei dati è giusto farlo localmente, altre, quelle che dicevamo prima, devono incrociare i dati con altri sorgenti, tipo le richieste che vengono fatte al customer support dei clienti, allora è giusto farle a livello di cloud, quindi fuori dal contesto dello showroom. Al cliente si dà chiaramente la possibilità di accedere, di avere una dashboardistica che gli permette di visualizzare quelli che sono i risultati delle analisi sui dati, gli permette di accedere in maniera facile, quindi browser possono essere svariati tipi, ovviamente, in maniera facile alle informazioni che abbiamo estratto, che abbiamo generato a partire dai dati della sua macchina e non solo. Andando avanti, quindi parliamo di una piattaforma e quindi guardiamo una piattaforma. Come la intendiamo? Come un qualcosa su cui noi possiamo appoggiare dei moduli. Noi abbiamo pacchettizzato i moduli, li intendiamo come delle funzioni che offriamo al cliente. Le funzioni sono attivabili singolarmente, per cui il cliente può scegliere qual è l'opzione, quale può comporre quello che è la sua applicazione. E in base al tipo di funzione che va a scegliere, quindi lui deciderà di condividere o meno una determinata categoria di dati. Ecco dove lui modularmente può scegliere cosa e come condividere. Questo modo di gestire l'offerta potrebbe essere visto come il nostro primo passo verso appunto un tema di servizializzazione. Qual è da qui il passaggio successivo? Chiaramente andare ad arricchire la piattaforma
di nuove offerte, nuovi pacchetti per il cliente. Ma cosa dobbiamo aggiungere? Anche qui si ritorna al punto di partenza. Siamo alla ricerca di idee in questo momento ed è la fase, credetemi, più difficile che stiamo riscontrando finora. La fase più difficile è trovare delle idee, dei casi su cui valga la pena concentrarsi. Ora, tutto quello che abbiamo visto finora, abbiamo già detto, si basa su analisi dati, data analytics, sistemi di algoritmi di intelligenza artificiale, modellazione dei dati. Sono tutti processi che potrebbero tranquillamente ciascuno prendere 1 o 2 anni di lavoro affinché possano essere portati a una soluzione utilizzabile. Quindi è fondamentale sin da subito individuare dei punti di ottimizzazione semplici, dei problemi facilmente risolvibili in un tempo ragionevole e che da subito possono trasformarsi per un valore economico in termini di ottimizzazione per il cliente finale o per l'IMS stessa. Ma la ricerca di questi punti si sta rivelando davvero... Ma spesso il limite non è tanto... Il paradigma si è completamente ribaltato, la cosa fa quasi ridere, perché il limite non è il fatto di che siamo limitati alla tecnologia, non è più quello. Adesso con la tecnologia ci dà la possibilità di fare tutto. Siamo noi che non riusciamo a pensare a cosa vogliamo che facesse. Va bene, una panoramica dei key points, dei punti chiave di questa applicazione: Digital Certification App integrata, quindi ci permette di fare una governance totale del dispositivo, ne parlava prima nel dettaglio Roberto, data analytics, le notifiche, integrazione bidirezionale con gli ERP OMS dei clienti e customer licensing, il discorso che vedevamo prima che ci consente di andare a separare, a dividere in pacchetti distinti l'offerta che viene fatta al cliente. È un modello di vendita che passa da un acquisto una tantum a invece un concetto di abbonamento annuale, biannuale, insomma, un abbonamento a tempo. Focus sulla data ownership. Quindi, tecnicamente non discutiamo, ma c'è la possibilità anche di far passare i dati da un tenant, anziché il tenant, ossia l'ambiente cloud che acquista IMS dal proprio fornitore di servizi cloud, farlo passare da quello spazio, diciamo, all'interno del cloud che acquista direttamente il cliente, chiaramente dallo stesso fornitore di servizi. Quindi comunque il cliente ha la possibilità di proteggere ancora di più, di chiudere ancora di più i suoi dati. E abbiamo visto prima, il cliente decide cosa condividere. In base ai pacchetti che vuole attivare, lui dovrà condividere o meno determinate categorie o tipologie di dati. Monitoring di metriche di produzione, energy efficiency e parametri che riguardano lo stato di salute della macchina. Va bene? Manutenzione preventiva o schedulata, configurazione remota dell'acquisizione, parametrizzazione remota della macchina. Funzioni, diciamo che aggiuntive, aiutano il cliente a gestire e mandare avanti la sua produzione. Vediamo brevemente 3 principali vantaggi per IMS, vedremo dopo quelli per un eventuale cliente. Cost reduction. Andiamo ad analizzare come le macchine stanno lavorando, come, per capire come le abbiamo progettate, se abbiamo casi di sovrautilizzo o di sottoutilizzo di componenti critiche. Quindi possiamo, grazie a questo tipo di informazioni, andare, per esempio, ad attuare misure correttive in fase di progettazione. Quindi miglioriamo internamente, grazie a questo tipo di feedback che è preciso e deterministico, la progettazione delle nostre macchine. Un'esperienza diversa, totalmente diversa, per la parte di manutenzione remota. I nostri tecnici del customer service, nel momento in cui si trovano a dover risolvere un problema di una macchina remota, hanno a disposizione tutta una serie in più di informazioni, di diagnostica, che normalmente anche solo nella comunicazione verbale con l'operatore non riescono ad avere, e quindi riescono a individuare più in fretta, con meno sforzo, in maniera più efficiente, il problema e risolverlo, chiaramente con gli ovvi vantaggi per noi, ma ovviamente anche per il cliente. Però anche per IMS è un grosso vantaggio avere un customer service più efficiente che fa meno fatica, in termini di qualunque, da qualunque punto di vista, davvero.
maggiore conoscenza. Quindi, utilizzando i modelli di utilizzo della macchina, MS può a quel punto capire cosa può essere interessante ed essere lei a proporre al cliente. Quindi potremmo addirittura fare ribaltare le parti. Benefici per il cliente: Easy Integrability. Maya può essere, come abbiamo visto, integrato o on the edge, quindi fornire delle funzionalità che lavorino i dati semplicemente a livello di campo, quindi non chiediamo che vengano portate fuori, oppure in the cloud, quindi con tutto quello che ci siamo detti prima. Predictive Maintenance, quindi andare a capire prima quando un componente sta per arrivare alla fine della sua vita utile. Ora, il simbolino, l'iconcina, è una bacchetta magica perché non ho trovato qualcosa che rispecchiasse la fantascienza. Ma volevo ricordare con questo quello che mi è stato detto da uno dei nostri montatori meccanici, quando appunto assieme a lui cercavo di esplorare, di capire su quali progetti, quali problemi della meccanica potremmo risolvere andando ad analizzare i dati. Parlavamo di predictive maintenance e la risposta è stata: a me questa mi sembra fantascienza. Questo è, secondo me, indicativo per per capire che la difficoltà è proprio quello che riusciamo a immaginare. Continuous improvement, ok, il cliente ha la possibilità di monitorare i dati di produzione, i parametri con cui ha fatto lavorare le macchine, confrontarli a degli strumenti di visualizzazione e di confronto, per cui può anche lui al suo interno attuare delle misure correttive o capire meglio come ottimizzare i parametri per migliorare la sua produzione. Chiudiamo questo intervento riconducendoci, diciamo, al tema principale di questo evento. Quindi vediamo quali sono le cinque caratteristiche fondamentali che ci permettono di entrare nella service economy. Le prime due, edge computing e comunicazione bidirezionale unita a anomaly detection. Queste due componenti sono le componenti di base per quello che sono la stragrande maggioranza dei pacchetti e delle funzionalità che possiamo offrire al cliente. Tutto quello che riguarda delle funzionalità che siano correlate al funzionamento delle sue macchine non può fare a meno di questi due punti. Notifiche in tempo reale, fondamentali anche questi, parlava Roberto di proattività, è lo stesso concetto. Un sistema, una piattaforma IoT, un sistema che sia utile, deve essere lui a notificare. In questo modo io posso aumentare la mia efficienza, posso ridurre i tempi di intervento, ma soprattutto posso condividere delle informazioni che veramente sono importanti. Riduzione dei costi ovviamente è fondamentale, perché è la chiave che ci consente di prevedere degli investimenti futuri. Se io posso quantificare quanto riduco i miei costi, so anche quanto posso investire per far andare avanti il mio progetto. Servizi a valore aggiunto per il cliente abilitano nuovi scenari in cui siamo noi gli MS che ci prendiamo un ruolo da consulente sull'uso della macchina, e al tempo stesso possiamo anche tutelare il funzionamento della macchina, perché sappiamo esattamente come sta funzionando da ciascuno dei nostri clienti. E questo fondamentalmente porta a rivoluzionare quello che è il rapporto col cliente, che per quello che abbiamo capito è l'essenza stessa della servitizzazione. Quindi non tanto sforzarsi su rivoluzionare il proprio modello di business, perché in certi casi non è fattibile, ma quanto quello è possibile, ed è quello che vuol dire servitization, rivoluzionare il rapporto con il cliente mettendolo al centro del nostro operato fondamentale. Io ho concluso, per cui vi ringrazio per l'attenzione, sarò felice di rispondere alle vostre domande. È molto interessante, molto concreto. Qui mi rivolgo anche a chi si è collegato. Appuntatevi le domande magari in chat, così poi le raccogliamo e le facciamo alla fine. Ti dico, Giacomo Ziliani del Brain Beretta Research and Innovation, che tra l'altro ha sede qua nel nostro polo tecnologico. Qual è la tua presentazione a YouTube? Qual è la data?
quella con la data, perfetto. E anche qua ci dà un percorso di servitization, diciamo, un po' in un settore un po' diverso, quindi no, ovviamente il prodotto non è un macchinario che serve per produrre altri beni, già va sull'utilizzatore finale, però è molto interessante capire anche la vostra esperienza e il vostro ritorno anche sul business che avete avuto. Certo, certo. Grazie mille. Ecco, appunto, mi chiamo Giacomo Zigliani, mi occupo per Beretta di varie cose, tra cui sono responsabile appunto di un ufficio qui al CSMT con cui cerchiamo di portare avanti nuove tecnologie, nuove esperienze per l'azienda e mi occupo in generale dell'innovazione nei campi un pochino più lontani, potremmo dire, dal nostro business. Oggi non vi parlerò, diciamo, di digitalizzazione classica che ci si potrebbe aspettare da un'azienda manifatturiera, non che non si faccia per realtà, abbiamo numerosissimi progetti, ma non sono sicuramente la persona giusta per parlarvi di come sfruttiamo le informazioni che vengono prodotte dalla fabbrica nel produrre gli oggetti che costituiscono gran parte del nostro fatturato. Vi voglio invece parlare di un'esperienza, di un percorso che non è finito, difficile, che Beretta ha iniziato più di 10 anni fa, quando ancora non si sapeva che questo era servitization, per farvi vedere le difficoltà che abbiamo incontrato e dove siamo arrivati. Quindi, quali erano gli obiettivi che ci hanno mosso all'inizio? Sicuramente un obiettivo era quello di cercare di offrire qualcosa di nuovo, qualcosa di differenziante il nostro prodotto, che è già un livello altissimo, ma che chiaramente si trovava e si trova tuttora a dover compararsi con prodotti che si avvicinano e sono simili. Quindi sicuramente avevamo colto nella tecnologia i sensori, l'IoT, la miniaturizzazione dell'elettronica, un'opportunità che pensavamo potesse essere colta. Anche noi avevamo un po' una visione lontana, anche se non certo definita. E man mano abbiamo cominciato questo percorso, le cose si sono fatte sbagliando, via via più chiare, il percorso un po' più netto. Quindi l'idea era quella di riuscire a usare questa tecnologia per offrire dei servizi differenzianti, di valore per il nostro cliente, connessi all'uso della nostra tecnologia. Quindi migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'uso di questi prodotti e dell'esperienza vissuta dai clienti. E poi in seguito abbiamo maturato che questo poteva aiutarci ad aumentare la frequenza e la durata dell'interazione che noi abbiamo con la nostra community. Tenete conto che noi sono prodotti durevoli, funzionano molto bene, per cui dopo che vendiamo un nostro prodotto magari rivediamo il nostro cliente dopo 10, 15, 20 anni, se non anche di più. E nel frattempo non sappiamo, il prodotto è contento, il cliente è contento del prodotto, vuole qualcos'altro. E quindi avevamo un po' anche la necessità di affiancare alla transazione economica, alla fattura, allo scontrino, anche una transazione che potesse essere anche esperienziale. Che cosa fa il cliente con il nostro cliente? Che cosa vuole da Beretta il nostro cliente? Primi tentativi, vi dico, risalgono al 2008, dopo vedremo. Dopo un po' di tempo, nel 2016, concepiamo una nostra strategia di servitization. Quel termine era Servitization Strategy, datata novembre 2016, questa, diciamo, con l'aiuto tra l'altro di un mio collega Riccardo Zanardelli, che si occupa proprio delle piattaforme digitali in Beretta, avevamo individuato questi tre temi, quindi connettere, quindi trasformare l'esperienza in dati, sensorizzando gli strumenti o i luoghi dell'esperienza in modalità passivo e possibilmente semplice ed economico. Interoperare questi dati, quindi creare del valore elaborando queste informazioni e poi cercare di convertire questi dati, queste informazioni in un valore che potesse essere fruibile per tutti gli stakeholder delle nostre community. Cioè, fin dall'inizio, fin dal 2016, abbiamo intuito la necessità che questi dati non potevano essere utili solo a noi. Per funzionare devono essere utili per tutte le realtà che operano negli ambiti in cui volevamo operare.
Quindi due sono i filoni che abbiamo diciamo, cercato di cogliere. Il primo è quello del mondo delle forze di polizia, della difesa, e l'altro invece è quello più vicino, più tipico, diciamo, di Beretta, che è il mondo della caccia e l'ambito sportivo. Quindi nel mondo difesa e polizia abbiamo prima guardato, in entrambi i casi siamo partiti dal prodotto, rimaniamo un'azienda di prodotto, quindi abbiamo iniziato dai prodotti, dalla sensorizzazione dei prodotti, e poi diciamo ci siamo mossi verso quelli che sono i luoghi, gli ambienti in cui i nostri prodotti vengono utilizzati. E questo c'è stato sia nell'ambito, diciamo, polizia e militare, che nell'ambito caccia e sport. Iniziamo con il mondo, diciamo, law enforcement, e il primo tema che, diciamo, abbiamo cercato di guardare era quello di dire: bene, ma come facciamo noi a dare un qualcosa di più al cliente, magari usando la tecnologia? Era il primo movimento nostro, stato fortemente ispirato alla tecnologia. E il tema che ci aveva ispirato era la questione di riuscire a valorizzare l'informazione quale elemento che aumentava l'efficacia dei nostri prodotti, che nascono per difesa principalmente degli operatori delle forze dell'ordine. Quindi sapete, no, è importante sapere cosa succede sul territorio, saperlo immediatamente, e ci stupiva che gran parte delle comunicazioni dal campo verso le centrali operative, dove si prendono le decisioni su come agire, mandare dei rinforzi, mandare dei soccorsi, avvengono tuttora per via verbale, radio, qualche volta dei telefonini. È chiaro che quando i nostri stessi agenti sono vittima di aggressione o si trovano a dover intervenire immediatamente perché la situazione lo richiede, diventa molto difficile riuscire a comunicare esattamente che cosa sta succedendo, dove mi trovo, è una situazione banale o una situazione che richiede l'intervento dei soccorsi. Quindi in questo ambito abbiamo cercato di capire come avremmo potuto introdurre una tecnologia utile in questo campo. È stato un percorso lungo, 10 anni, in cui abbiamo iniziato con un brevetto nel 2008, in cui abbiamo cercato di mettere un po' il piede nella tematica. Alcuni primi tentativi di progetto, alcuni dimostratori tecnologici, andando via via a ridurre le dimensioni, ridurre i consumi, avere delle tecnologie producibili, fino poi a avere la possibilità di avviare delle sperimentazioni, quindi mettere in mano al cliente gli oggetti per capire cosa ne pensava, e quindi completare un prodotto industrialmente producibile. Sostanzialmente cosa si tratta? Si tratta di armi dotate di dispositivi in grado di rilevare degli eventi, degli stati che sono significativi per capire che cosa sta facendo l'arma. Quindi sostanzialmente questi stati vengono trasmessi, usiamo diciamo il Bluetooth come mezzo di trasmissione radio, verso un gateway che potrebbe essere ad esempio uno smartphone in dotazione delle forze di polizia. Queste informazioni poi vengono veicolate ad un server che li elabora e li presenta in una centrale operativa, in cui chi è chiamato a prendere le decisioni può farlo sulla base di queste informazioni. Cosa facciamo sostanzialmente? Beh, prima di tutto localizziamo dove si trova l'operatore nel momento in cui avviene un evento che riteniamo essere di interesse. L'arma poi è in grado sostanzialmente di rilevare 4 stati che noi riteniamo essere utili, 4 o più, dipende dai tipi di modelli. Prima di tutto l'idea è che finché l'arma è in fondina la situazione è di normalità. Nel momento in cui l'arma viene estratta c'è un primo livello di allerta che poi viene incrementato nel momento in cui viene sostanzialmente messo il colpo in canna, quindi si scarrella l'arma, e poi chiaramente nel caso in cui dovesse avvenire una sparatoria abbiamo il livello, diciamo, più alto. Queste informazioni sono veicolate in tempo reale, o diciamo near real time, diciamo, allo smartphone, e poi dallo smartphone verso la centrale operativa, che quindi riesce a vedere questi dati unitamente ad esempio anche alle informazioni, non so, della carica residua della batteria di alimentazione del sistema. È chiaro che nel momento in cui io riesco a intercettare questi eventi posso anche pensare di veicolare altri servizi legati a questi. Immaginiamo ad esempio la possibilità di avviare
uno streaming audio e video tramite il device stesso in dotazione, in modo tale che io non solo so che è successo qualcosa, ma riesco anche a sentire e vedere, magari con l'uso di una bodycam, quello che sta succedendo. Inoltre ho il vantaggio di sapere esattamente l'arma, chi ce l'ha e quanto viene utilizzata, e quindi andare fondamentalmente a popolare tutto quello che è la gestione del digital twin della mia arma a livello centralizzato. Questo progetto, diciamo, è tuttora in evoluzione, abbiamo i primi prodotti. Vi dico, è difficile riuscire a proporre un sistema di questo tipo. È stato prima una sfida di natura tecnologica, abbiamo iniziato pensando che una pistola si potesse ricaricare come un cellulare? No, assolutamente. La pistola deve essere dimenticata in un cassetto per mesi e mesi, io la tiro fuori e deve poter andare. Quindi efficientamento energetico, tenuta stagna, resistenza agli ambienti avversi, caldo, freddo. Abbiamo risolto, diciamo, tutti i problemi tecnologici, ma tuttora oggi, vi dico, facciamo fatica a proporre questo tipo di servizio alla. Ragione per cui già da qualche anno stiamo cercando di capire dove convertire queste capacità di natura tecnologica in servizi di maggiore interesse, e ci siamo mossi verso l'ambito, diciamo, degli asset, quindi delle delle armerie che contengono le armi dei nostri clienti. Quindi sostanzialmente ci sono due tipi di gestione: l'arma personale, quindi quell'arma che carabiniero, poliziotto si porta a casa, e poi invece sono delle armi dette di reparto che vengono prelevate e riconsegnate ogni giorno. Ed è chiaro che tutta questa operazione di prelievo, utilizzo, restituzione determina un grosso carico dal punto di vista del lavoro cartaceo di registrazione di questi eventi. Ragione per cui sostanzialmente abbiamo deciso di applicare delle tecnologie digitali in questo ambito al fine di aiutare i nostri clienti a prendere delle decisioni migliori basate sui dati che loro stessi generano utilizzando i sistemi, cercando quindi di rivoluzionare, speriamo noi, quella che è la gestione di questi asset. Crediamo che questo tipo di tecnologia possa aiutare sostanzialmente tutti gli stakeholder presenti, quindi fino addirittura dalla fase di acquisto delle armi, perché conoscere ad esempio quanti colpi effettivamente un'arma ha sparato e dopo quanti colpi quest'arma non è più utilizzabile permette anche a chi deve decidere di rinnovare il parco armi di farlo in funzione di informazioni, non di una stima. Magari ci sono delle armi essenzialmente quasi nuove, ma solo perché hanno 30 anni di vita magari si decide di sostituirla. Nonché tutti gli aspetti di responsabilità legati a delle armi di reparto: la loro manutenzione, la loro sicurezza, la gestione accurata delle fasi di uscita e di rientro delle armi stesse. Quindi andando sostanzialmente a puntare a tutti questi elementi. Quali sono le tecnologie che stiamo proponendo? Di nuovo, le tecnologie che inizialmente avevamo concepito nell'ambito della rilevazione degli stati e degli eventi, perché nel momento in cui le rilevo posso anche contarle e quindi registrare i loro eventi. Noi oggi sostanzialmente abbiamo all'interno di questi prodotti la possibilità di trasmettere i dati in tempo reale tramite una connessione Bluetooth, ma anche di accedervi tramite antenne RFID, quindi radiofrequenza, quindi in maniera passiva riusciamo a leggere i dati che il prodotto continua a registrare al suo interno, raggiungendo autonomie con una singola batteria a bottone, tipo quelle, non so, di un cardiofrequenzimetro di quasi un anno. Sulle pistole, ma stiamo chiaramente ragionando anche nell'ottica di quelle che sono le pistole mitragliatrici utilizzate magari dai carabinieri. Più specifico, poi nel mondo militare, stiamo pensando a dei dispositivi che operano da contachilometri delle armi. Ad oggi queste tecnologie non sono ancora diffuse. Quindi sostanzialmente la registrazione degli eventi, di quanto un'arma è stata utilizzata, è fondamentalmente legata sostanzialmente al consumo delle munizioni, e quando si va nei conflitti o comunque in scenari operativi il conteggio delle munizioni non viene sostanzialmente fatto. Quindi noi oggi stiamo presentando delle soluzioni, ad esempio questa è una nostra peculiarità, un dispositivo che conta i colpi andando a sfruttare parzialmente l'energia di rincuro dell'arma, quindi un piccolo generatore lineare che sentendo
il movimento, diciamo, di rinculo dell'arma stessa, riesce a rilevare l'evento di sparo. E sempre tramite tecnologie RFID ne leggiamo i dati. L'idea è l'arma, quando esce, viene letta, fa la sua missione, torna, io la rileggo e automaticamente so che cosa l'arma ha fatto durante la missione stessa. In questo caso un oggetto completamente stagno, con una durata di quasi 10 anni di vita, quindi non ha bisogno di manutenzione. Ed è chiaro che queste informazioni devono essere veicolate all'interno di un software che è in grado sostanzialmente di elaborare questi dati, quindi che possa permettere ad esempio una ricerca veloce all'interno di armerie che magari contengono migliaia di armi nel momento in cui devo cercare un determinato modello, gestire le configurazioni. L'arma non esce mai nuda, e uscirà con una ottica, un tipo di bretellaggio, accessori, e la gestione dal punto di vista della pubblica sicurezza dell'uscita di questi oggetti determina comunque un carico di lavoro notevole. Conoscere poi la vita di un'arma mi garantisce anche di garantire che quest'arma sia sicura per chi poi andrà a prelevarla, e chiaramente tutte queste funzioni sono poi abilitate dalle tecnologie che avete visto precedentemente. Cambiamo, diciamo, settore, andiamo nell'ambito, diciamo, invece della caccia e dell'ambito sportivo. Anche qui, vi devo dire, abbiamo seguito un pochino lo stesso iter, tra l'altro bene o male con la stessa sequenza temporale. Abbiamo iniziato ad affrontare il tema dal punto di vista del prodotto. Bene, dobbiamo mettere dei sensori all'interno dell'arma. Questa è stata un po' l'idea che ci ha portato, era penso il 2014, non lavoravo ancora per Beretta, di proporre sul mercato il primo fucile da caccia connesso allo smartphone. Una cosa veramente rivoluzionaria. L'idea era, bene, esco a fare la mia battuta di caccia, ho il dispositivo che registra la mia esperienza. Mi dice dove ho sparato, mi indica anche un valore, diciamo, della potenza dello sparo, e questo permetteva quindi di associare all'evento sparo quelli che potevano essere dei media registrati, la foto della preda, il video del cane che magari mi riporta al fagiano, per estendere, allungare quella che è l'esperienza del tiratore. Questo è un prodotto che è andato sul mercato, ha una sua clientela di probabilmente visionari, però anche qui vi devo dire, non sono numeri, almeno per il nostro mercato, che ci ha fatto molto felici, anche se chiaramente è stato un oggetto, diciamo, di lezioni che abbiamo imparato, tanto che la volta successiva abbiamo detto, aspetta un attimo, basta prodotto per adesso, guardiamo invece più da vicino il luogo dov'è che vengono utilizzati i nostri prodotti, e quindi abbiamo guardato al mondo sportivo del tiro al volo. Non so se voi siete, diciamo, a conoscenza, però diciamo, chi fa tiro al volo va in determinate strutture, dei club, in cui sostanzialmente ci sono delle macchine e delle attrezzature che permettono di sparare a te. L'idea qui è stata quella di dire, bene, vediamo che sono delle macchine, abbiamo visto che c'era tra l'altro anche un'informazione presente, nel senso che sui campi sono presenti ad esempio degli schermi che mostrano i risultati in tempo reale di quello che avveniva, ma la cosa che ci aveva sorpreso di più quando abbiamo cominciato un po' a affrontare questo tema è che questi dati venivano buttati via, rimanevano visibili qualche minuto dopo l'evento dello sparo, ma poi basta, venivano persi. C'erano alcuni tiratori più attenti alle proprie prestazioni, lo facevano, registravano, scrivevano su foglietti di carta, chi poi metteva in Excel. Lì abbiamo colto un'idea di dire, ma se questi dati riuscissimo a trovare un modo per prenderli e restituirli al cliente, potremmo fare dei clienti contenti. L'intuizione si è rivelata interessante. Ragione per cui, a seguito, diciamo, di un'idea iniziata nel 2017, nel 2018 abbiamo lanciato la prima piattaforma al mondo che raccoglie i dati in maniera automatica, cosa è importante, sparati sui campi di tiro al volo. Quindi ad oggi sostanzialmente non siete, chi utilizza questo servizio ha la possibilità di avere registrate tutte le proprie esperienze di tiro, quindi dove ho sparato, quante sessioni, risultato, direzione dei piattelli,
ho la possibilità, tra l'altro, di studiarmi prima gli schemi, perché sono delle informazioni comunque disponibili. So, ad esempio, quali sono i piattelli in cui vado bene, in cui non vado bene, quali sono gli angoli che caratterizzano questi piattelli. E cosa interessante, forniamo al gestore una sorta di CRM. Il gestore fino al 2018 non aveva perché nessuna informazione se non il consumo materiale dei piattelli, di come andasse il proprio business. Ad oggi noi offriamo un CRM che sostanzialmente gli fa sapere chi sono i loro utenti, quando vengono, quanto sparano ciascuno, con chi sparano. Quindi una quantità di informazione che sicuramente è stato, diciamo, per il mondo del tiro al volo una grandissima novità. Sostanzialmente, come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto un po' con le tecnologie che potrebbero essere applicate magari per la sensorizzazione di una macchina utensile. Quindi sostanzialmente siamo partiti con la fortuna di avere comunque già una tecnologia che generava i dati, quindi il dato era disponibile a relativamente basso costo. Sostanzialmente l'idea è stata quella di installare dei gateway all'interno dei campi da tiro che andavano a succhiare, diciamo, le informazioni già in un punto in cui queste venivano fatte convergere per una gestione delle gare inizialmente. Il dato viene, diciamo, sparato su un server in cui dopo viene elaborato e distribuito ai due touch point che oggi noi offriamo. Uno è un'app gratuita per i tiratori e una dashboard accessibile solo dal gestore in cui lui può analizzare i dati prodotti dal proprio campo. Chiaramente grande attenzione alla user experience. Non volevamo che il tiratore avesse con sé obbligatoriamente lo smartphone. L'idea è stata quella sostanzialmente di veicolare la loro identità su una chiavetta, quindi un tag RFID li identifica, un oggetto, l'unico oggetto che sostanzialmente viene acquistato dal tiratore, costa 10 euro, viene associato al proprio account e l'unica operazione che il tiratore deve fare è avvicinarlo, fare un check-in sulla prima pedana in cui andrà a sparare la sezione. Da quel momento in poi tutti i dati fondamentalmente saranno veicolati sul suo account e saranno accessibili tramite l'app. Ad oggi siamo al 2018, fine 2018 siamo iniziati, sono 22 esattamente i campi connessi, gran parte in Italia, ne abbiamo alcuni, diciamo, in Europa, Spagna, Svizzera, stiamo connettendo, abbiamo già connesso un campo e ne verrà uno ancora negli Stati Uniti, quindi è un servizio che stiamo ancora spingendo. Costante crescita degli utenti, stiamo aggiungendo discipline, abbiamo iniziato con le discipline olimpiche, quindi FOS universale, SKIT, recentemente abbiamo avviato il Compact, andando poi via via, man mano salgono i dati, a fornire funzioni sempre nuove. Quindi, ad esempio, all'inizio raccoglievamo semplicemente i dati, e già questo era un grande servizio per i tiratori, che potevano vedere i propri risultati, le loro statistiche. Ad oggi diamo quindi delle analisi avanzate che permettono di vedere la frequenza e fondamentalmente dove si collocano all'interno di quella che potrebbe essere una sorta di classifica virtuale dei loro livelli. Come dicevo prima, diamo ad esempio quali sono i piattelli peggiori. Possiamo analizzare i dati di ogni singolo piattello, quindi ad esempio diamo una stima di quelle che sono le distanze a cui loro colpiscono e non colpiscono i piattelli, e ad esempio possiamo anche dire: bene, vuoi migliorare su quel piattello? Io posso dirgli in tempo reale quali sono i tiri al volo in Italia e nel mondo che in quel momento presentano quel tipo di piattello. Quindi se lui si vuole allenare sa dove può andare in questo momento, perché chiaramente gli schemi vengono cambiati in maniera decisa dal gestore stesso. Altre funzioni che ad esempio abbiamo introdotto è stata quella di introdurre la possibilità di simulare le traiettorie dei piattelli. Quindi questo qui è stata una collaborazione che abbiamo fatto con l'Università di Brescia. Abbiamo realizzato un simulatore della traiettoria di ogni singolo piattello della fossa
olimpica e universale, e quindi sostanzialmente il tiratore ospita la distanza in cui diciamo il piattello è stato colpito. E tra l'altro questa informazione è adesso accessibile anche con un visualizzatore 3D che viene utilizzato durante le finali importanti per raccontare quello che avviene. Nel senso, la disciplina di tiro a volo non è probabilmente quella più che attira maggiormente il pubblico, quindi avere la possibilità, ad esempio, di rivedere in un mondo virtuale la scena che dura qualche decimo di secondo, i tempi di reazione dei campioni sono attorno agli 0,5-0,6 secondi dall'uscita del piattello al momento in cui viene colpito, la possibilità di poter far vedere com'era il piattello e dove è stato colpito. Ecco, questo era solo per dare, diciamo, un po' una panoramica. A conclusione, io penso che la servitizzazione sia un'opportunità. È un percorso lungo e difficile in cui concordo con chi mi ha anticipato, i problemi tecnologici sono, secondo me, l'ultimo dei problemi. Ciò che fa veramente la differenza e può rendere questi progetti di successo, quindi di valore per l'azienda, credo che sia molto di più l'aspetto del business model che riusciamo a ricondurre dietro al valore dei dati stessi. Ecco, con questo concluso e vi ringrazio per la presenza. Grazie mille, Giacomo. Direi, se posso sintetizzare, che la parola chiave è esperienze. L'azienda che fa esperienza decide di intraprendere questo percorso, colleziona dati di altre esperienze e ne generano delle nuove. Soprattutto all'ultimo caso che hai illustrato. Prego, eccoci Favalli. La presentazione è questa. Sì. Abbiamo visto quindi, al di là di introduzioni metodologiche e teoriche, il caso della produzione di impianti. Quindi impianti, macchine che generano prodotti già finali. Adesso vediamo anche un caso di processo. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Software G inizia la sua avventura nel 69 come azienda pioniera dell'allora nascente mondo del mercato del software, e attualmente siamo circa 5.000 dipendenti in 70 country in tutto il mondo. La nostra mission è quella di aiutare le aziende a realizzare la trasformazione digitale diventando veramente connesse e andando a indirizzare e a risolvere le varie inefficienze che si possono trovare in varie aree. E la nostra offerta si articola in tre aree principali. Una prima, che è quella delle soluzioni che indirizzano la business transformation, e quindi soluzioni per la gestione, modellizzazione e ottimizzazione dei processi, soluzioni che aiutano l'integrazione fra i sistemi e le soluzioni di IoT analytics. È curioso notare come tutte le aziende che hanno parlato prima sono nostri clienti all'interno di questo portafoglio, e GN è uno dei nostri goal partner per l'implementazione anche dei progetti IoT e di integrazione. Di Murphy. Sono oggi andrò a raccontarvi un caso reale all'interno del mondo IoT e della generazione di servizi, che è quello del nostro cliente Jacob Taitisha, che a sua volta è una multinazionale di origine italiana. Quello che vedete è il quartier generale a Cinisi. Jacob Taitisha è tra i primi tre produttori a livello mondiale di verniciatura per il mondo automotive. E all'interno di questo mercato, tre anni fa, è stata avviata in Jacob una iniziativa di trasformazione digitale
che ha avuto l'obiettivo di indirizzare alcune particolari esigenze del mercato e dei clienti. Mercato in trasformazione, per esempio, il passaggio da una produzione di massa a una produzione massivamente personalizzata, la richiesta di tempi più veloci per l'implementazione degli impianti di verniciatura e anche una serie di richieste sempre più frequenti dai clienti di avere soluzioni cosiddette brownfield, cioè non tutto l'impianto costruito dall'inizio, ma semplicemente un particolare pezzo della linea di verniciatura fornito appunto da Zero. La strategia si è organizzata in questi, diciamo, quattro pilastri principali, è stata rappresentata con questa figura di te, e quindi un primo pilastro, che è quello di una messa, smartificazione, passatemi il termine, comunque dell'impianto, quindi una maggiore efficienza e automatizzazione all'interno del plant, una gestione sempre più come dire, urgente e necessaria di tutta la parte di consumo energetico, anche una flessibilità per gestire gli ordini e quindi evitare troppi fondi, troppi stock in magazzino, e la parte IoT, che è quella della raccolta dei dati dagli impianti per poter utilizzarli ed estrarre valore. Il cervello, diciamo, il centro di controllo di tutte queste iniziative è la J Suite, che non è nient'altro che un insieme di funzionalità digitali, di digital capabilities. Le J Apps sono uno di questi, e sono questo insieme di applicazioni verticali facilmente integrabili all'interno dei vari componenti dell'impianto, che hanno principalmente due scopi: quello di raccogliere i dati facendo in modo che il cliente riceva appunto dati di qualità per gestire meglio l'impianto; secondo, i dati vengono utilizzati all'interno di GECO, della parte ingegneria, per poter migliorare la costruzione degli impianti stessi. È stata seguita una roadmap che ha previsto un primo step di scouting e quindi selezione della piattaforma IoT che potesse supportare questa iniziativa, passando poi per varie fasi alla realizzazione di un proof of concept. Avrete sicuramente capito che la scelta è caduta sulla nostra piattaforma Cumulocity IoT. Ed è interessante condividere quali sono stati i criteri di scelta all'interno di GECO Taikisha. La prima necessità che si è trattato di indirizzare è quella di avere una piattaforma che permettesse sviluppi indifferenziati lato cloud o lato edge. Noi, Cumulocity IoT non ha differenza da questo punto di vista. Il nodo edge è una versione semplificata della parte cloud, secondo tutti i tempi, racchiude personalità di device management, gestione della connettività, analytics e anche dashboarding. Una piattaforma che fosse modulare e flessibile. Le stesse cose si sarebbero in teoria potute fare con altre soluzioni che sono state comunque analizzate o con altri strumenti che erano già in casa, tipo i MES. Ma questo avrebbe comportato l'adozione di una soluzione monolitica che con una serie di funzionalità che non erano necessarie per questo particolare obiettivo, e soluzione che avrebbe avuto anche un costo sproporzionato rispetto alle esigenze e alle funzionalità da utilizzare. Attraverso la piattaforma Cumulocity IoT è stato anche possibile quindi mettere a disposizione di figure professionali diverse, uno strumento low code che permettesse di implementare questi use case IoT, la costruzione di queste J-Apps, uno strumento appunto full feature, quindi con tutte le capacità e le possibilità che permettono di estrarre valore dai dati all'interno della stessa soluzione software.
Tra l'altro, questa, diciamo, questa iniziativa che è cominciata 3 anni fa, in questi 3 anni la piattaforma ha avuto anche notevoli evoluzioni che ci hanno recentemente portato ad essere posizionati fra i leader sia da Gartner che da Forrester, principalmente per alcuni aspetti che vorrei brevemente evidenziare, che sono anche aspetti chiave per quanto riguarda la facilità di generazione, di creazione di servizi a partire da una piattaforma. Il primo, il componente di integrazione che mette a disposizione centinaia, oltre 300 connettori già pronti per poter interfacciarsi con i principali sistemi aziendali o esterni, ma anche diciamo, ambienti user friendly che permettono di costruirsi in maniera appunto veloce, agile, le trasformazioni fra i vari protocolli. Abbiamo poi il motore di streaming analytics e l'applicazione che permette a chiunque, quindi non soltanto a figure specifiche o sviluppatori, di costruire un'intelligenza on top al motore di streaming analytics andando a modificarla in maniera veloce e più efficiente. C'è anche il motore di machine learning che può essere alimentato dai dati che vengono raccolti direttamente dai sensori e dalle macchine. Ed un altro strumento molto interessante dal punto di vista dell'analytics, anche qui utilizzabile non unicamente da persone super skillate, figure professionali come per esempio i data scientist, ma da ingegneri esperti di processo, che permette di raccogliere tutti i dati che possono essere considerati interessanti all'interno di un particolare impianto, cioè andando a cercare correlazioni, andando a capire qual è il funzionamento ottimale o il cosiddetto golden batch, e utilizzare queste informazioni per poter fare root cause analysis di situazioni anomale piuttosto che monitoring in tempo reale, piuttosto che prediction anche in questo caso. Ma torniamo al caso, torniamo in Jayco Taitisha. Il percorso ha previsto la realizzazione di un proof of concept. Loro hanno deciso di mettere le mani in pasta, quindi di realizzare proprio loro stessi in azienda questo proof of concept per capire meglio il funzionamento della piattaforma e indirizzare meglio appunto le richieste, le specifiche verso i fornitori futuri. E quindi è stata interfacciata la piattaforma con gli impianti che loro hanno nel demo center ed è subito, diciamo, arrivata, c'è subito stato un risultato interessante perché hanno scoperto che per particolari tipi di scocche di auto, uno dei motori che muovono le scocche all'interno delle vasche di verniciatura risultava sottodimensionato. Questa informazione è stata inoltrata immediatamente all'ingegneria in modo tale che il motore venisse sostituito e quindi abbattendo i rischi di fermo macchina piuttosto che di degrado delle performance. Una volta fatto il proof of concept, si è passati alla creazione della prima J-App, quindi della prima applicazione reale, andando a selezionare questa particolare macchina, questo particolare componente della linea di verniciatura. Vi spiego un attimo come funziona. Praticamente il problema che viene indirizzato con questa J-App, praticamente durante la fase di verniciatura all'interno della camera c'è un flusso di aria che permette di convogliare i vapori di vernice all'interno di due filtri sottostanti. Due filtri che hanno diversa natura, quindi uno di cartone a basso costo, uno di materiale più costoso, e i due filtri hanno anche un ciclo di vita differenziato. Prima del progetto IoT, la sostituzione, la manutenzione di questi filtri veniva fatta un po' alla cieca, nel senso che io capisco che sono più o meno arrivato all'esaurimento di uno dei filtri, arriva il manutentore, sostituiamo tutto. Mentre invece, utilizzando l'applicazione, ecco, vedete, abbiamo informazioni precise, dettagliate e in tempo reale su quello che è lo stato di usura di ciascun filtro, e quindi io riesco a indirizzare puntualmente
l'intervento di manutenzione, ma riesco anche a misurare l'efficienza del manutentore che viene a sostituirmi il filtro. Oltretutto, anche potendo fare comparazione fra l'utilizzo dello stesso impianto in un cliente che sta in Brasile piuttosto che un cliente che sta in Russia o in Africa. Ecco, siccome oggi è una giornata dedicata alla servitizzazione, mi sembrava interessante condividervi un'altra serie di esempi su cui abbiamo lavorato direttamente come software AG. Qui siamo interfacciati con sempre al mondo automotive. Questa è la stazione di montaggio di un parabrezza all'interno di una catena di montaggio di camion, veicoli industriali. 5 esempi di applicazioni verticali, quindi relativi servizi che poi possono essere utilizzati sia all'interno del plant sia eventualmente all'esterno. La prima applicazione che gestisce tutte le tematiche e i dati relativi alla manutenzione dei singoli componenti della stazione, quindi scatenando le varie notifiche, tracciando le attività di sostituzione dei componenti. L'applicazione di condition monitoring che permette di visualizzare all'interno del plant le KPI principali del funzionamento dell'impianto di montaggio di parabrezza. La misura dell'OEE, anche qui non c'era prima e quindi fatta utilizzando gli strumenti flessibili a cui ho accennato precedentemente, ce l'hanno cambiata 17 volte per farvi un esempio, e le formule, e anche qui adattando alla particolare situazione, quindi OEE calcolato in tempo reale sui 2 turni giornalieri in cui viene organizzato il lavoro. L'applicazione di intelligenza, tutte le KPI considerate importanti vengono raccolte e analizzate per poter trovare trend e correlazioni e anche qui cercare di anticipare e prevenire i difetti, abbattere e incrementare la qualità. L'ultima è anche qui un'applicazione interessante, sfruttando lo storico dei difetti, una gestione appunto smart e intelligente di queste informazioni che faceva in modo di mettere in maniera proattiva, mettere davanti all'operatore che si appresta a costruire un particolare tipo di veicolo tutti i difetti che storicamente si sono verificati più frequentemente per questo particolare tipo di veicolo, in modo tale da prevenire e abbattere la difettosità. Tornando a Geico, Geico è un cliente molto disponibile, per cui chiunque fosse interessato a toccare con mano e vedere dal vivo la tecnologia implementata all'interno di Geico può mettersi in contatto con noi e c'è la disponibilità a fare delle visite proprio on site, andare a vedere il demo center e gli impianti in funzione. Io vi do di questo un piccolo assaggio conclusivo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille. Io sto monitorando anche l'orologio senza particolari tecnologie. Siamo verso la fine. Ma la sicurezza che ci pensa, Stefano? Stefano Budini, Fasternet, esperto di cyber security. Allora, grosso esperto di cyber security.
Qual è la tua, scusa? Non mi ricordo. Guarda la presentazione Bodini. Ah, eccola qua. Lo provo. Sì, se te la faccio partire. Che tante belle cose, non è retorica, però comunque. Quello è comunque da tenere in considerazione. Prego Stefano. Qual è delle... No, avanti. Mi stavo... mentre io ascolto qualcosa drammaticamente spaventoso. Ora io penso che chiunque che mi parla di cyber security voglia affrontarli con un approccio terroristico, a mio avviso sbaglia, perché c'è bisogno di tutto fuorché di terrorismo in questi anni. C'è bisogno invece di consapevolezza. Consapevolezza security. Come consumatori, noi come persone civili che svolgono tranquillamente la loro attività di tempo libero con uno smartphone. Subito due slide che vi darvi che è un'industria efficiente e con i propri budget, i propri forecast e l'obiettivo ben preciso, fare soldi. Questi sono i dati del report del CLUSIT 2021, quindi freschissimi. CLUSIT è l'ente italiano che si occupa di cyber security, fa un monitoraggio delle tipologie di attacco, chi ha colpito, quante persone sono state colpite, eccetera. E mezzo il PIL italiano. Quindi, se non fosse antietico dire una cosa del genere, mettersi tranquillamente in quel settore, che soldi ne farà tanti. Come fanno a fare soldi? Guardate i numeri. Allora, lascio già scritto. Tipologie di attacco. Si vede poco, ve lo racconto. Cybercrime, cioè attacchi a scopo di estorsione. Ci vogliono guadagnare. Sì, nei giornali noi vediamo la Russia con l'America, con l'influenza sulle elezioni, d'accordo, senz'altro. Ma il punto chiave è fare soldi. C'è qualche settore che può dichiararsi, diciamo, immune? No. Tutti i settori sono attaccati indistintamente. Non c'è nessuno che si salva. Perché? Perché questa azienda ha un obiettivo preciso. Quindi va a pescare i soldi laddove è evidente che si possono raccogliere. Come fa a farlo? Se guardate qui abbiamo l'80% dei casi malware, quindi consegna di quei famosi software malevoli che vengono consegnati nel momento opportuno tramite il click in consulto dello sprovveduto di turno. Carenze nelle configurazioni, quindi diciamo punti deboli noti da tempo, che quindi tutti i bollettini di aggiornamenti software hanno già raccomandato di mettere a posto da anni. Okay. Questo vuol dire che con poco sforzo e con software e tool disponibili sul mercato a bassissimo costo, chiunque può aggredire chiunque, portandosi a casa nel 60% dei casi l'effetto che era desiderato. Quindi non c'è dietro il ragazzo con le scrivanie sempre in disordine, con la Coca-Cola e il panino mezzo mangiato. C'è un'industria ben organizzata che ha degli scopi ben precisi. Se andiamo ad analizzare, non lo faccio io ovviamente, lo fanno Zomi Networks, che è un noto produttore in ambito, diciamo, industriale per apparati molto interessanti, ha analizzato l'attacco che avrete sentito sicuramente pubblicizzato su tutti i giornali, quel famoso oleodotto americano Continental Pipeline. Si vede chiaramente che qui l'industria del crimine è efficientissima, cioè, si occupa di individuare le vittime, cioè vanno a leggere chi è disponibile sul mercato per essere aggredito. C'è chi si preoccupa di consegnare il primo pezzo, quindi hanno diviso la supply chain della malevolezza in comparti ben specializzati che guadagnano, ripeto, parecchio.
Qui c'è un CRM anche c'è tutto. Molto efficiente. Allora, a noi è capitato purtroppo di dover assistere un'azienda che è stata colpita da una tipologia di questi attacchi e dall'altra parte del telefono c'era una persona che contrattava. A un certo punto ha detto, ma non posso scendere sotto questo ammontare di euro perché altrimenti il mio capo mi sgrida, cioè siamo a questi livelli, no, ripeto, non c'è il ragazzino che sta facendo uno scherzo alla NASA, c'è un'azienda organizzata e strutturata. Se andiamo, o meglio, spaventa di più, è il fermo della produzione, ovvio. Allora, se voi leggete su un giornale locale che per esempio la Sabaf di turno quest'anno rischia di raggiungere i 200 milioni di fatturato, che vuol dire un milione al giorno, e io fossi un cybercriminale di quell'azienda strutturata di cui sopra, chiamo la Sabaf e dico, signori, io vi blocco la produzione per 15 giorni, sono 15 milioni, se me ne dai 5 non faccio nulla. Secondo voi la Sabaf dice ok, va bene, oppure dice no, io faccio la persona onesta e integra fino in fondo? Quindi quello è il motivo per cui il cybercrimine potrebbe prima o poi rivolgersi a un'azienda produttiva, il fermo alla produzione. Interessa poco la perdita della ricetta oppure l'alterazione della ricetta perché il concorrente è cattivo, troppo complicato. Ci sono soldi da raccogliere, ripeto, l'azienda è efficiente, in modo molto più semplice. Quindi il primo messaggio che ci dà questa tipologia di messaggio in ambito cyber security è cerchiamo di pensare quando progettiamo le nostre cose anche a come noi, la nostra soluzione, potrebbe essere appetibile a qualcuno di questi personaggi per fare un danno a noi o tramite noi ai nostri clienti. Il famoso attacco perpetrato in America un paio di anni fa è stato realizzato tramite le macchinette di distribuzione delle bevande che erano e avere un aspetto di servitizzazione. Quindi io entro dalla macchinetta perché il dato giustamente deve essere letto e da quel momento in poi faccio quello che voglio all'interno di un'azienda. Quindi io sono inconsapevolmente il cavallo di Troia che ha consentito a un cybercriminale di danneggiare un cliente. Però, vi ribadisco, se percepite un tono eccessivamente terroristico, alzate la mano perché non è quello il mio scopo. Stavo iniziando a pensare alla servitization. Allora, bene, e come faccio a difendermi? Questo è il modello Purview, stato generato intorno agli anni 90, quindi vuol dire che ci avevamo pensato tempo prima di mettere a posto bene le cose. Vedete come è bello ordinato? Poi Gartner si è inventato qualche acronimo in più o in meno, ma sta di fatto che sia la parte IT, l'informatica degli uffici, quelli che parlano di database, quelli che parlano di API, quelli che parlano di disegni tecnici, di CAD/CAM. E la parte OT, quelli che parlano di PLC, quelli che parlano di storico, quelli che parlano di interfaccia con macchina, di fatto condividono una cosa che si chiama tecnologia di rete informatica, i cui protocolli, le cui metodologie sono state inventate e progettate da dei veri geni negli anni 70-80, che tutto avevano nella testa fuorché pensare alla sicurezza. Si pensava alla condivisione, alla comunicazione, alla collaborazione. Alla sicurezza non ci pensa mai nessuno. Con buona pace della security by design del nostro GDPR. Infatti mi fa piacere sentir parlare gli attuali produttori di software perché penso che questi problemi li conoscono molto bene e abbiano preso le opportune contromisure che in certi casi vuol dire riscrivere da capo. Mi piace l'idea di riscrivere perché devo ripensarla. Non c'era la sicurezza nelle applicazioni di 20 anni fa, non c'è mai stata, perché non era un bisogno. Di fatto una cosa dice, ok, allora, visto che dovete condividere una rete, e parlate, è vero che lingue diverse, ma le strade su cui passano queste lingue sono sempre quelle, fate almeno delle separazioni logiche, si chiamano segmentazioni, e controllate quello che passa da un segmento all'altro in modo tale che passi solo quello che è necessario. Quindi se qualcuno si intrufola a questo livello, ormai ci sono interfacce con macchina e sta parlando di mail, non è un traffico pertinente, quindi bloccalo da qualche parte, quei pallini rossi.
Bene. La nostra esperienza purtroppo ci dice che se le cose vanno bene, lato IT, quindi lato infrastruttura, architettura di rete, io dovrei trovare grosso modo una cosa di questo tipo. Sembra caotica, ma ha un suo perché. Allora, la rete, composta da questi quadratini che sono i famosi switch che tutti conoscerete, nasce con un vantaggio e uno svantaggio. Il vantaggio è che io piglio uno switch, lo accendo e questo funziona. Lo attacco e va. Lo svantaggio è esattamente questo. Se io penso alla costruzione di una rete con una serie di Lego successivi che attacco di volta in volta e vedo che tutto va, nessuno mi farà mai pensare a una cosa ordinata. Per cui, avendo la parte OT sperimentato questo da ormai una ventina d'anni, proprio per dare delle garanzie di funzionamento alle varie aziende in cui questo è realizzato, si è grosso modo organizzata secondo uno standard che va su questi tre livelli. Quindi un livello di accesso, un livello di distribuzione che potrebbe o non potrebbe esserci, un livello di, chiamiamo, core, quindi centro della rete. Perché? Perché il percorso tra una stazione che sta qua sotto, quindi PC tradizionale, e il servizio che sta su quei marchigiani verdi lassù, possa essere realizzato, affidabile, disponibile e controllato. Poi c'è l'accesso a internet con gli opportuni firewall rossi, che sono quelli che mi garantiscono che nessuno si intrufoli dall'esterno all'interno, almeno sulla carta. Se io passo all'ambito OT, quello che trovo, quello che noi troviamo ad oggi, è una situazione come questa, volutamente caotica rispetto all'ordine del modello Purdue di due slide fa. Perché caotica? Ma perché? Qui i miei colleghi dell'IT spesso volentieri commettono un grosso errore. Perché cercano di dire, beh, quelli dell'OT sono ignoranti, per cui attaccano senza sapere cosa fanno. Non sono ignoranti, fanno bene il loro mestiere, che non è quello di chi progetta le reti. Quindi se io ho una macchina che mi è stata consegnata dal produttore, che è composta da sensori, PLC, interfaccia con macchina, SCADA, tutto quello che vuoi, e lo attacco al primo buco che trovo disponibile, come fosse un utilizzo all'interno di una presa elettrica, e vedo che funziona, perché mai dovrei disturbarmi magari a coinvolgere il comparto IT e farmi spiegare come e dove devo attaccare. E quindi è tutto un fiorire di pezzi agganciati che funzionano benissimo. Abbiamo visto che il fermo macchina è il mio problema, per cui mai e poi mai mi ci metterei a rimettere a posto una cosa del genere. Le situazioni che noi troviamo sono queste. Cioè, poi, dopo che hanno inventato l'IoT, che ci hanno detto che è bello, posso metterci intorno tutta una serie di cose, a partire dalla famosa telecamera di sorveglianza. E magari, siccome non ci arrivo allo switch principale, vado a comprarmi uno switch da MediaWorld, lo metto da qualche parte all'interno di qualche quadro elettrico e moltiplico e nuplico le prese. La situazione che ci troviamo a dover gestire è complessa da un lato, pericolosa perché se qualcuno di questi componenti si dovesse rompere, non è facilissimo andare a recuperare quale sia nel posto giusto, nel momento giusto, ma soprattutto se non ho controllato i flussi di qui sopra, qui sì, si potrebbe intrufolare qualcuno che ha tutt'altro scopo rispetto al mio. Ok? Bene, allora uno dice, cosa facciamo? Avevi promesso di non fare il terrorista, però alla fine ci hai leggermente spiazzato. No, no, perché? È vero che le reti l'hanno inventate negli anni 60-80, è vero che il software scritto ai tempi non era per niente sicuro, non l'è mai stato, e per non doverlo riscrivere sono state aggiunte delle toppe successive che finché non riscriveremo le applicazioni in modo sicuro non funzioneranno. La rete però, lato suo, anche se non doveva farlo, ha messo in pista tutta una serie di accorgimenti che è utile utilizzare, non perché ci risolvono il problema. Se il signor cybercriminale vuole entrare nella mia realtà perché ce l'ha con me, al giorno d'oggi riuscirà comunque a farlo. Quello che posso fare è mettere in pista una serie di accorgimenti che lo facciano desistere da me perché per lui non è efficiente. Cioè, ci mette troppo con me, meglio che vada dal mio vicino di casa. Siamo a questo livello. Quali sono questi accorgimenti? Il primo è questo. Quindi quello che dicevo sopra. Network segmentation vuol dire, cara la mia realtà produttiva, mettiti il cuore in pace.
se il PLC deve parlare con quella macchina o con quell'altra unità remota, è bene che lo facciano tra di loro. Sì, ma deve comunicare anche con bene, solo con però, quindi da qualche parte devo mettere una regola che impedisce a qualcun altro che non sia quel famoso con di parlare con questa isola produttiva. La comunicazione diretta tra la parte ufficio e la parte produzione è sensata per tutti? No, probabilmente perché ho messo il server con il MES nella server farm dell'azienda e le macchine necessitano di parlare. Benissimo, però andrà su quell'indirizzo IP, su quella determinata porta e non su altre. Quindi cominciamo a mettere un po' di bastoni tra le ruote a chi arrivando nella nostra rete può scorazzare destra e manca. Il secondo, importantissimo, secure remote access. Quante volte il produttore di macchine, dovendo fare assistenza da remoto e avendo intuito che il suo cliente ha questo tipo di problemi, per cui il direttore operativo non andrà mai dal responsabile IT a dire mi apre per cortesia sul firewall la porta tal dei tali. Quindi hanno inventato degli oggettini che messi su quella famosa rete che vi ho fatto vedere prima in accesso, cerca automaticamente di andare in internet, ce la fa. Come fa a farcela? Beh, c'è un protocollo che si chiama DHCP, colleghi la macchinetta, questo prende tutto il necessario per poter navigare in internet, nessuno glielo impedisce perché nessuno l'ha controllata. Arrivo in internet, atterro su un bel sito web dove il produttore arriva, fa l'abbinamento e viene all'interno della mia azienda a fare la sua manutenzione. In un sacco di realtà questa cosa che vi ho raccontato non è nota. Perché? Perché non si vede. Perché non si vede? Perché non faccio network monitoring. Ok? Quindi cominciamo a segmentare, cominciamo a gestire gli accessi da fuori che sappiamo devono esserci per motivi reali, è un'esigenza reale quello di fare manutenzione, ma la facciamo in modo ordinato, in modo controllato. Esistono anche dei marchingegni, ultimamente la tecnologia ci mette a disposizione di tutto, sono d'accordo, ci sono più possibilità nella tecnologia di quanto noi andiamo a immaginarne, che consentono addirittura di registrare le operazioni che il produttore sta facendo sulla macchina che io ho acquistato. Quindi se qualcuno dall'altra parte non è il vero produttore, ma è qualcuno che si è intrufolato dal produttore per venire da me, io vedo che sta facendo qualcosa che non torna e lo fermo in tempo. IoT vendor and device selection. Nell'esplosione dell'IoT è accaduta una cosa che se pensate è banalissima, ma pericolosissima. Allora, il time to market di quei signori ha dovuto essere rispettato. Io produco telecamere da secoli, per esempio, quindi me ne intendo di ottiche, me ne intendo di angoli, me ne intendo di luci, crepuscoli, tutto quello che è. Non me ne intendo di motion detection perché magari a livello software non l'ho mai fatto, non me ne intendo di rete. Benissimo, devo fare un protocollino che trasmetta l'immagine della mia telecamera a qualche server che sta da qualche parte. Vado su internet, copio un pezzo di libreria con scritto protocollo TCP e lo copio all'interno del mio software. Benchmark. Ma magari quel pezzo di software va banalmente cablato al suo interno, un paio di password di default, root, root, admin, admin, per cui chiunque lo scopra, zompa nella mia telecamera ed è a casa sua. Voi andate sul sito che si chiama Shodan, fate ricerca di telecamere, troverete una serie di indirizzi IP di telecamere esposte, troverete esse magari in realtà vicino a casa vostra. Perché? Perché questo aspetto non è noto. Io produco bene le telecamere. Cosa ne so di IP di rete? Io produco luci, produco illuminazione. Ma mi hanno detto che devo cambiare i colori con la mano, con la voce. Benissimo, copio una libreria, la porto all'interno, per cui se io non sto attento a questi aspetti, da fuori chiunque può entrare nel mio lampadario, nella mia Alexa, nel mio Xbox, in qualunque cosa. Perché? Perché all'interno del software che è stato copiato per poter permettere di partire velocemente c'è un bug software. Il problema del cyber security sono bug software scritti all'alba dei tempi. Perché? Perché il software è scritto dall'essere umano e l'essere umano sbaglia. Quindi mettiamo in atto tutte queste cose per cercare di contenere eventuali danni.
Questa è un'analisi di Gartner molto recente che dice, bene, ma il percorso per arrivare dallo stato zero allo stato fantastico in cui dovremmo essere, com'è? Lui dice, allora, 60% sono qua. Forse si sono resi conto che la cybersecurity è un problema. Il 30% è qua, l'hanno chiamato wow moment. Noi stiamo riscontrando una fortissima attenzione da parte dei nostri clienti che operano in settori produttivi, che ci chiedono degli famosi assessment, cioè dimmi cos'ho, dimmi come sono messo. Quando si presenta la lista di quello che abbiamo scoperto, vedo spesso degli sguardi pietrificati, quindi ma wow moment vuol dire ho un sacco di porte aperte, un sacco di dispositivi che non sapevo di avere, questi dispositivi non sono gestiti, il comparto IT non me lo gestisce, è così. Pochi ispirati sono già arrivati in fondo. Realtà sicuramente più strutturata, insomma, io sto dipingendo una realtà che è tipica nostra, ma ovviamente ci sono debiti e eccezioni. Quindi, concludendo, la cybersecurity è un problema di consapevolezza. Peraltro, aggiungo la chicca finale, consapevolezza anche a livello umano, cioè noi spesso non ci rendiamo conto, l'operatore non si rende conto che il suo gesto in consulto su una mail che non gli compete potrebbe danneggiare l'intera fabbrica. Oppure il fatto stesso che il suo profilo personale di Facebook abbia le medesime username e password che usa in azienda potrebbe torcersi contro lui e la sua azienda. Non c'è più distinzione tra dato personale e dato aziendale. Condividiamo strumenti, condividiamo dati. Dobbiamo essere assolutamente consapevoli che c'è un problema derivato dalle tecnologie che dobbiamo contenere con le contromisure che la tecnologia cerca di darci a disposizione, ma soprattutto con il fatto che noi di queste cose siamo consapevoli, dal manager fino all'ultimo operatore di campo. Grazie. Prego Cristiano, non mi sento tanto terrorizzato, però ero più tranquillo prima. Quello, eri più tranquillo prima. Allora, tu sei, aiutami. Questo, eccolo qua. E comunque sei terrorizzato. Soprattutto quando mi hai detto che entro in casa tua, questo problema mi dà ansia. Siamo partiti col modello di business, chiudiamo col modello di business. Cristiano Daolio, un esperto in queste tematiche. Buonasera a tutti, mi sembra che siamo un po' in ritardo, quindi cercherò. Siamo partiti un po' dopo, sì, diciamo. Abbastanza veloce, perché questa è importante. Mi occupo da 25 anni di tematiche che parlano di strategia, di innovazione e di business transformation. Negli ultimi anni proprio mi sto concentrando su questa tematica della trasformazione dei modelli di business. Abbiamo visto che servitization significa trasformare il modello di business. Trasformare il modello di business significa modificare l'offerta, modificare la relazione con i clienti, modificare i processi interni, le tecnologie, le risorse, i partner con cui lavoro. Quindi è un processo abbastanza complicato. Il 70% di questi processi di trasformazione del modello di business falliscono. E falliscono per due motivi sostanzialmente. Il primo motivo è che si dedica, qualcuno di voi mi odierà, troppo tempo e troppi investimenti alle tecnologie rispetto a tutto quello che ci gira intorno. I processi di successo e di trasformazione sono processi dove il 70% degli investimenti lo si dedica all'uomo, al capitale umano, al mindset, alla formazione, a lavorare in maniera diversa. Il secondo motivo per cui un processo di trasformazione fallisce perché manca una disciplina, mancano delle regole, mancano degli strumenti, mancano dei presidi organizzativi, manca un gestire il processo in maniera disciplinata. Questo era un articolo che era comparso qualche anno fa su Harvard Business Review, non neanche diciamo recentissimo, che diceva che un modello di business trasformativo come quello della servitization sostanzialmente deve mettere insieme due tipologie di trend. Il primo trend sono i trend tecnologici, e abbiamo parlato diciamo
diversamente, diciamo, molto frequentemente oggi in trend tecnologici, i secondi trend sono quelli che sono i trend di mercato, quindi il comportamento dei consumatori, l'esigenza di avere beni e servizi personalizzati, l'aumento delle materie prime, ad esempio un concetto molto importante oggi è quello di sostenibilità, un concetto dell'impatto delle forze regolatorie. Quindi trasformare un modello di business significa mettere insieme queste due componenti, componente tecnologica che è importante, ma anche componente, diciamo, di business, di trend di mercato, di comportamento dei consumatori, di forze regolatorie. Questo articolo diceva che sostanzialmente ci sono 6 possibili chiavi per trasformare un modello di business, avere un'offerta sempre più personalizzata, quindi con il concetto di personalizzazione, il concetto di avere il mio bene personale, vivere un'esperienza, un concetto di closed loop legato alla sostenibilità, quindi il fatto che oggi un bene non viene prodotto, consumato e poi dismesso, ma deve essere rimesso in circolo, un concetto di asset sharing, oggi gli asset vengono sempre più condivisi, sempre più shareati, un concetto di user-based pricing, che è il concetto di pay-per-use della servitization, quindi io ho delle modalità di prezzo che sono legate al consumo che faccio del mio bene, un concetto di collaborare sempre più in una logica di ecosistema, è un concetto di agility che nel mondo digitale significa capire tutto quello che mi sta succedendo intorno, prendere delle decisioni veloci, eseguire delle decisioni veloci. Quindi diciamo, servitization entra in questa logica di modello di business trasformativo. Come diceva Andrea all'inizio, per dare una disciplina a questo cambiamento, per rispondere un po' a quelle grandi esigenze anche di colleghi, ma come faccio a generare delle idee, come faccio a trasformare il mio modello di business, abbiamo messo in piedi creato una modalità che abbiamo chiamato Servitization Co-Creation Program, e il concetto di co-creation sta proprio nell'unire queste due dimensioni, la tecnologia con il business. Adesso molto velocemente come si struttura questo Servitization Co-Creation Program, è un programma dove sostanzialmente partecipano i che user del cliente, partecipiamo noi di CSMT come facilitatori, come agevolatori del processo, e poi ci sono degli esperti tecnologici che ci supportano dal punto di vista tecnologico. Sono 8 sessioni di lavoro nel suo formato, diciamo, standard, poi può essere modificato sulla base delle esigenze del cliente. Queste 8 sessioni si suddividono in 4 macro aree. La prima area è quella di introduzione alla servitization, come dicono gli americani, è un workshop di awakening, di sveglio, crea il senso d'urgenza, crea la consapevolezza, crea la volontà di cambiare, il desiderio di cambiare. Nella seconda sessione andiamo a mappare il modello di business attuale e la value proposition attuale, quindi che cosa sta facendo oggi un'azienda, qual è il modello di business, qual è la value proposition. Value proposition intendo perché un'azienda è diversa dalle altre, perché i clienti mi scelgono, quali sono quelle caratteristiche che mi rendono unico. La terza fase, che è un po' quella, diciamo, centrale di questo co-creation workshop, è questo concetto di concept sprint, che diciamo, nella sua versione originale è stato sviluppato da Google, ed era il modello con cui Google sviluppava tutte le idee innovative. Concept sprint cosa significa? La prima giornata è una giornata di understanding, quindi di comprensione, di discovery, di capire da dove possono venire le opportunità di cambiare il mio modello di business. La tecnologia sicuramente è un angolo da cui posso iniziare a cambiare, però ci sono anche i bisogni del cliente, ci sono delle startup che magari stanno lavorando nel mio settore che possono essere una fonte di ispirazione, o ci sono delle problematiche nel mio modello di business interno. Quindi lavorando su questi 4 angoli, dove la tecnologia è sicuramente uno dei più importanti, ma non è l'unico, vengono generate delle opportunità di cambiamento, le famose idee, le famose lampadine che vedevamo prima. Nella seconda fase queste idee vengono un pochino sviluppate, quindi vengono clusterizzate, vengono messe insieme, si inizia un pochino a generare delle soluzioni concrete. Nella terza fase, la fase di allineamento, si scelgono le soluzioni su cui si decide di lavorare. Quindi delle opportunità che ho scoperto, delle cose che mi sono venute in mente, nella terza fase inizio a dargli un significato, inizio a fare un minimo di ragionamenti su quelli che sono gli investimenti, un minimo di ragionamenti sul valore che mi possono creare queste idee.
Nella quarta fase vado a costruire un prototipo, quindi vado a rappresentare, a realizzare la mia idea. Nella quinta fase vado a validare il mio prototipo. Quindi validare significa che coinvolgo attivamente il cliente e gli chiedo di darmi un feedback concreto su quelle che sono le mie idee. Quindi già questo è un cambiamento importante. Il cliente lo coinvolgo ancora prima di andare sul mercato, diventa un mio co-creatore di idee. Questo è un altro motivo per cui abbiamo scelto il termine co-creation. Quindi questo concetto di Concept Sprint sono 5 giornate, dove sono queste 5 fasi: la comprensione, la generazione delle opportunità, il concettualizzare le idee, l'allinearle, il prototiparle. Il prototipo si possono fare in diversi modi, da un PowerPoint a una rappresentazione, diciamo, digitale. Insomma, si riesce abbastanza velocemente a fare un prototipo, e poi vado a validare il mio prototipo. Quindi il mio prototipo ha delle ipotesi, delle assunzioni, le vado a validare col cliente. Nella fase finale vado a, sulla base delle idee che ho portato avanti, che ho prototipato, che ho modificato, sulla base dell'input del cliente, vado a sostanzialmente ridisegnare quello che sarà il mio modello di business futuro, e vado anche a quantificare una cosa molto importante, che tanti progetti di transformation falliscono perché non si definisce il valore. Quindi non si definisce il valore se non è chiaro quelli che sono i benefici che io voglio ottenere da questa trasformazione, ma anche non vado a stanziare con gli investimenti necessari per poter fare questa trasformazione. Cioè, fare un modello di business non è gratis, necessita investimenti, necessita risorse. Oggi le tecnologie sono sempre meno care, però comunque un minimo di investimento lo devo fare. Poi alla fase di, diciamo, questa ultima fase andiamo a definire la cosiddetta roadmap, quindi quali sono le iniziative che per ogni componente del mio modello di business devo mettere in piedi per realizzare questo cambiamento. Quali sono i vantaggi di questo modello di creazione di valore? Diciamo, innanzitutto presuppone il commitment della leadership aziendale. Se la leadership aziendale non crede in questo cambiamento, scordatevi, dimenticatevi di iniziare un percorso del genere. Crea un senso di consapevolezza, un senso d'urgenza, come sicuramente si è creato prima il nostro collega sull'ambito della cyber security. Coniuga una visione interna con una visione esterna di hyper awareness, quindi devo essere pienamente consapevole oggi di cosa sta succedendo intorno a me e creare valore matchandolo con delle analisi interne. La fase terza del concept sprint è il concetto di allineamento, quindi tutti quelli che partecipano a questo progetto sono allineati, non posso dire io non sono d'accordo, perché comunque è stata parte della decisione. È basato su metodologie agili, quindi questo concetto di sprint, diciamo, nella sua versione più veloce può durare 5 giorni, come può durare 5 settimane, però sono, diciamo, sessioni molto veloci, molto agili. Alla fine di ogni sessione bisogna portare a casa dei risultati. Si basa su logiche di design thinking e si basa sulle logiche anche di Lean Startup, quindi questo coinvolgimento proattivo del cliente che comunque partecipa e deve testare le mie idee. Deve esserci una validazione, come dicevo prima, dei benefici attesi e degli investimenti. Non vede la tecnologia come unico fattore di trasformazione, ma presta tanta attenzione all'aspetto culturale, all'aspetto del mindset, e introduce un nuovo paradigma di business fondamentale. Quello che sta cambiando oggi, grazie ai dati, grazie alle tecnologie, ma soprattutto grazie a un cliente che è sempre più connesso, sempre più partecipativo, sempre più digitale, e che modelli di questo tipo, dove c'è un'azienda che ha dei processi che vanno verso il cliente, e su questo modello si sono sviluppate delle soluzioni di supply chain management, di ERP, di CRM, che presupponevano che dall'altra parte ci fosse un cliente passivo. Oggi questo modello non esiste più, perché c'è un cliente attivo che entra nell'azienda, che comunica, che vuole scambiare dati, che vuole dialogare, che vuole interagire. E quindi da queste intersezioni di due elementi si possono creare numerose, diciamo, opportunità di esperienza. Mi fermo qua per diciamo, motivi di tempo, però quello che ci tenevo a sottolineare è che nel momento in cui io devo cambiare un modello di business, ho bisogno di una disciplina, ho bisogno di regole, ho bisogno di presidi. Non lo posso fare, diciamo, senza un'organizzazione, e non lo posso fare utilizzando solo la dimensione tecnologica, perché è un aspetto importante, ma non è l'unico, e non è quello su cui si gioca la partita. Quindi questo è quello che volevo trasmettervi con questo modello che abbiamo deciso di sviluppare insieme
CSMD per aiutare imprenditori, aziende e partner a rendere la servitization come un progetto concreto di cambiamento, ma soprattutto un progetto di sempre. Grazie mille. Hai comunque fatto lo sprint, direi, data l'ora prova rifaccio la domanda, ci sono domande? Io ho una domanda per un tema di cyber security, sì. Diciamo un imprenditore molto importante con cui collaboro, gli hanno hackerato il profilo Instagram della fidanzata e gli hanno chiesto un riscatto, diciamo, importante economico. La mia domanda è un caso che hanno colpito lui come persona assolutamente no, estremamente diciamo capiente, e la cyber security del mio profilo Instagram o del mio profilo Facebook dipende da me o dipende da, in cosa dipende da me, cosa posso fare per proteggermi? Allora, prima domanda, la risposta alla prima domanda è sì, come dicevo prima non c'è più distinzione tra il dato personale e il dato delle attività che svolgo dal punto di vista lavorativo, perché gli strumenti che io utilizzo potrebbero essere gli stessi. Se io, quello che hai raccontato, grosso modo ricade nella caratteristica del whale fishing, cioè vado a prendere la balena, so che lì i soldi li trovo, posso estorcerli, qual è stato il metodo più semplice? Magari questo signore ha passato solo 1-2-3-2022, il nome è facilmente reperibile, perché è rilevabile, 1+1=2, quando io entro in possesso della tua identità digitale in quel contesto non c'è nulla da fare, sei praticamente spacciato salvo fare campagne di comunicazione che dicono attenzione, è presente un profilo simile al mio, eccetera, eccetera. Quindi la cosa più semplice da fare, che probabilmente gli hanno anche consigliato di avvocati o simili, è pagare tranquillamente. La seconda cosa, la risposta è dunque, quello che possiamo fare noi per la nostra sicurezza all'interno dei social e almeno sicuramente non utilizzare mai lo stesso username e la stessa password, perché è come se noi consegnassimo una chiave a un ipotetico ladro, sia della casa che della cassaforte, che della macchina, che del garage, che della villa in campagna, eccetera. Quindi io devo cambiare password uguali. Anche perché c'è una tecnica molto simpatica che si chiama password. Io in possesso del tuo password la trovo, diciamo, sui 50 siti più ovvi, su Amazon, su YouTube e così via. Quindi troverò qualcuno che corrisponde a un utente. Qui avevo una domanda, ma non la voglio fare solo io, però sono incuriosito sul caso di IMS, che mi ha colpito il discorso di dire non ci vengono le idee. Perché non mi vengono le idee? Qual è la barriera a non venire le idee? È una questione, non so, se penso alle barriere alla trasformazione, penso a un discorso di risorse finanziarie, ma non mi sembra questo il caso. Un discorso di cultura, un discorso di tempo che non è dedicato a questo tipo di cose, un discorso di competenze. Un discorso di tempo, perché questo presuppone che tu abbia il tempo di parlare uno a uno con i principali attori, quindi i clienti e a dirla tutta è anche relativamente poco il tempo di cui mi sto occupando di quella piattaforma, non è da l'innovazione richiede tempo, sì. Cioè Google dice se vuoi innovare sono dirompente devi dedicare il 30% del tuo tempo, esatto, è una cosa che non è scontata, però gran parte, cioè, c'è da mettersi in testa che devi dedicare a quello, alla ricerca idee, quindi all'intervista, al parlare con i clienti, con i tuoi colleghi, con i montatori meccanici, devi dedicare una parte consistente e attiva del tuo tempo. Non è una cosa che fa la margine, ma è. Cioè l'innovazione va strutturata, cioè ci deve essere un metodo, non è casuale. Qui c'è l'innovazione, non ha fretta. No, l'innovazione vanno create le condizioni perché accada. Leonardo da Vinci studiava, lavorava e leggeva libri, ha avuto la fortuna di avere la stampa che era appena stata creata, la tecnologia che l'ha aiutato, ma lui lavorava e studiava e leggeva libri, non è un caso. Quindi nelle aziende l'innovazione va strutturata proprio in maniera scientifica, l'ho sempre fatto nelle mie attività, cioè nel senso vanno create gli ambienti, devi fare benchmarking, lo devi strutturare, devi avere un responsabile, poi
devi lasciare la creatività, sì, ma dopo che hai creato le condizioni. Ci sono dei momenti in cui è forzato ad andare lì, nel senso, un pomeriggio ci si chiude, si va da qualche parte e si lavora lì, anche fuori, cioè vanno create le condizioni, altrimenti casualmente non ha mai tempo. E non è vero che l'idea nasce facendosi la barba, anche, ma devi creare le condizioni, va strutturata, non è figlia del caso. Nemmeno Steve Jobs, ma nemmeno Leonardo da Vinci, dicevo, lui ci lavorava e massacrava l'aiutante che dormiva, voleva dormire e lui era sempre sveglio, quindi ci devi lavorare. Visto come dice Riccardo che bisogna lavorarci, allora il problema di passa alla cultura, perché se io ci devo lavorare, devo impiegare il tempo e delle risorse in azienda, devo avere una cultura che mi supporti in questo. Quel tipo di lavoro deve essere visto come un lavoro, spesso anche magari prioritario rispetto al tuo lavoro quotidiano, ma finché non è creato la cultura, quel lavoro anche nel suo tempo, finché non è creato quella cultura, quel tipo di lavoro viene visto come una rottura di scatole che mi toglie dalle mie competenze. E cosa fai? Allora, quando ero direttore Beretta, ci siamo messi a fare elettronica, io l'elettronico, e creai la spin-off qui, se vedete, in fondo al corridoio c'è scritto Beretta, play sulla sinistra. Beretta Research and Innovation, BRAIN. Lo fece apposta fuori dal Beretta perché altrimenti non sarebbe il seme, non sarebbe nato, perché nell'ambiente meccanico, metà meccanico, tutti presi dalla produzione, non c'era tempo per pensare e quindi lo fece nascere lì. Appena lì era ricerca TRL 1, 2, 3. Poi quando arriva nella Valle della Morte, 4, 5, prima... quando non interessa più il ricercatore, non ancora l'industriale, però lo aiuti e lo traghetti in azienda perché faccia sviluppo. No? Tante aziende si fanno il loro centro di ricerca staccato. È uno dei punti chiave. Ma questo è anche il motivo per cui le innovazioni più disruptive, quelle più radicali, non avvengono. Ma è strutturato. Non avvengono nei modelli di business tradizionali. No, ma infatti io sto dicendo... ai bordi dell'azienda. È strutturato. Nel senso, proprio investono tutti ora le aziende di eccellenza, si fanno i centri di ricerca addirittura fuori, proprio staccate, prendono lì giovani, li mettono dentro di qualunque età, nazione, cultura, non c'è gerarchia, no? Quindi è libero, ma è strutturato, cioè nel senso, proprio c'è proprio la struttura, sono pagati per pensare, capito? Poi l'idea a un certo punto dice questa mi piace, allora parte il team di sviluppo prodotto. Quindi un conto è la ricerca, un conto è l'idea, un conto è lo sviluppo prodotto. Lo sviluppo prodotto è produzione. Sviluppo prodotto è produzione. C'ha il suo tag time, c'ha le sue design review, c'ha le sue tempistiche, deve rispettare dei cicli, c'ha una checklist da rispettare. Quella è produzione di idea, ma è produzione di sviluppo prodotto. Non è la fase creativa. La fase creativa va strutturata. Non è, non la puoi lasciare a caso, non nascono così, quindi va veramente strutturato. Oppure ci si rivolge a centri di ricerca, come tanto il CSMT, che da fuori ti prende, ti tira fuori, no? E ti forza a stare fuori. E quindi fai brainstorming e guidi lavorandoci, anche lì non è frutto del caso. Incomincia a sviscerare il problema, no? Crea le condizioni in modo tale che la creatività ti venga anche a persone che non, apparentemente non sono creative, però magari ti portano il contributo perché sanno, conoscono il prodotto, conoscono il cliente. E la prima cosa che ti viene fatto è di rispondere al cliente, pensare con la testa del cliente e proponi qualcosa di innovativo per te, ma non disruptive. Il vero disruptive è quando proponi qualcosa che il cliente nemmeno ci ha pensato. E Steve Jobs. A quel punto propone qualcosa che va al di là. Ma è il risultato di condizioni che comunque hai creato prima. Allora esce l'outstanding. Però dico, non è lasciato a caso. Non può essere, non trovi mai tempo per farlo. No, ma poi io collaboro anche con persone, diciamo, a livello internazionale, che loro mi dicono che la loro prospettiva in cose diverse all'Italia, dai paesi esteri, che in Italia c'è troppo focus sull'operatività quotidiana. Non c'è, no, e c'è un altro fatto. Non si lascia tempo a pensare. No, poi c'è un altro danno. E a noi la cultura cattolica ci ha fatto male.
cioè il senso del peccato dello sbagliato. Cultura del fallimento. Proprio è cattolica, è il diavolo. Hai fallito, hai sbagliato, hai terrore, per cui non fai, non crei. In America, no, c'è proprio il contrario, hai sbagliato, è un successo, l'errore è un risultato assolutamente positivo. Lo prendi, dici, quello non lo devo più fare. Sì, e per certi versi premiato, perché almeno hai osato. In Italia addirittura c'è la paura di osare, perché appena lo fai ti fanno... Hai sbagliato, questo è il senso del peccato culturale che abbiamo dentro, secondo me. Capito? Anche questo ci frena, poi il pubblico dice, ma l'italiano è creativo, ma nelle industrie spesso sento questo, cioè, allora la devi creare, la devi lasciare libera, di sbagliare. Però per far questo cosa fai? Come i bambini quando li metti in un ambiente dove possono sporcare, dipingono dovunque, levi gli spigoli, fai sì che siano liberi di non farsi del male, però devi creare le condizioni per il bambino. Per il grande creativo uguale, devi creare le condizioni dove lui può dare libero sfogo e non è punito se sporca per terra o sporca muri. Se pensa all'azienda, se ti dà l'istintivo, ho sbagliato, non mi fanno pagare. Quello è il contrario della, no, dell'ideazione. Una volta ho usato un penale indelebile che pensavo fosse cancellabile, però non gli è piaciuto. No, hai aperto un tema, questo qui è un tema veramente, veramente importante, però dico, fa la differenza, e l'Italia ci deve lavorare tanto, anche perché c'è un campo generazionale, una mutazione generazionale che ormai è avvenuta, e te dici, ma come faccio a ricreare quel know-how che ci ho messo 50 anni? A creare ora è cambiato, e quindi devi con i giovani, ora la tecnologia è nerd, hai questo vantaggio. Quindi Leonardo da Vinci ci ha avuto i libri che si leggeva, e quindi rapidamente lui ha recuperato il punto di partenza a cui sono arrivati gli altri, e ha fatto l'ultimo salto, no? Incrementale, perché anche Leonardo da Vinci è stato incrementale, e è andato però rapidamente. Noi oggi abbiamo il vantaggio delle tecnologie digitali. Abbiamo i ragazzi nerd, quelli vanno utilizzati, messi insieme, in modo tale che ti danno il plus in più e ti mettono a confronto, ti fanno sentire vecchio. Non è facile, però voglio dire, in modo tale che mettono in discussione. Ma in Silicon Valley stanno creando dei modelli di super di governance, dove c'è il board ufficiale e c'è quello fatto. Come lo chiami? Organizzazioni esponenziali. Io ho conosciuto sull'organizzazione esponenziale. Si chiama esponenziale. Sì, sì, no? Si chiama esponenziale perché ha caratteristiche di crescere in maniera rapida, però anche, cioè, ci sono questi board fatti da millennials, da generazione Z, da persone che hanno 20 anni, che si confrontano col board ufficiale dell'azienda per poi mettere per amplificare questo concetto di diversity, di prendere culture diverse, mentalità diverse, ruoli diversi. È una bella sfida. Questo no, tra l'altro questo tema qui, quello della creare le condizioni per ideare, cioè, ti dico, è un tema, potrebbe essere il prossimo tavolo, per la prossima evento, perché è bello, è una cosa caratteristica trasversale a tutti. Io me ne accorgo, un elemento comune a tante aziende, soprattutto quelle strutturate, quelle che pensano al domani. Se tu devi fare un bilancio, hai i processi finance. Se devi gestire le risorse umane, hai i processi di risorse umane. Se devi fare innovazione, devi avere un processo di innovazione, devi avere dei presidi per l'innovazione. L'innovazione trasversale, il processo prodotto business, fa l'azienda eccellente, quindi essere innovativi e sostenibili, l'innovazione sostenibile, è trasversale, è la sfida nostra. Il 22 dicembre facciamo un evento a Santa Giulia che si chiama Innovazione Sostenibile, l'arte nel nuovo rinascimento, proprio perché come nel Cinquecento fu l'arte attraverso il quale, lo strumento attraverso il quale si innescò il rinascimento, favorito dalle signorie, favorito dalle condizioni, la stampa, l'America, quindi c'erano delle condizioni astrali particolarmente favorevoli, si innescò il rinascimento. Oggi il rinascimento è possibile, un nuovo, e l'arte, lo strumento di oggi è l'innovazione sostenibile. Quindi io sono un fervido sostenitore che Leonardo da Vinci e Michelangelo di oggi
non competono più con la battaglia di Cassini e di Anghiari, no? Uno di fronte all'altro, con la stessa parete, la stessa stanza, ma competono trovando soluzioni che ci migliorino la vita, il mondo e così via. Però l'innovazione sostenibile è trasversale, qualunque cosa si fa, così come progetti una nuova pompa dell'acqua, non dico pannelli solari o auto elettriche, come progetti una linea di converting, la devi fare in modo sostenibile, considerando il life cycle assessment, il footprint, il recycling, il packaging, l'end of life, tutte quelle, quindi devi avere a bordo quello che ti dà questo contributo. Poi io alla fine dico, se da ingegnere, che diffido degli ingegneri, diffido della tecnocrazia, no? Specialmente in questo periodo, ora che ho detto il digitale, ora che ho detto tutte quelle cose, dico sì, ma sono meri strumenti. Alla fine ti serve l'uomo, se no non è umanesimo industriale. Quindi alla fine serve il filosofo, alla fine serve l'uomo, l'uomo, però non, ripeto, non è umanesimo, l'uomo che ha equilibrio e che sa usare lo strumento per quello che è, lo ripeto, un mero strumento a servizio. L'uomo è master e lo strumento è slave. Quindi, però questo è un momento, secondo me, un momento cruciale. E abbiamo veramente l'opportunità straordinaria. Brescia, da Toscanaccio, lasciatemelo dire, ce l'ha questa condizione, perché c'è un indotto industriale spaventosamente vivo, dinamico, sono delle multinazionali potenti, che infatti se il valore, il PIL italiano è 6,5, a Brescia è 9, l'export è 12, quindi... Okay. Allora, questa è la testimonianza che Brescia c'è ed è l'indotto industriale infatti più importante d'Italia. Quindi ci sono queste condizioni favorevoli, c'ha delle istituzioni pubbliche abbastanza non male per essere pubbliche, non male, e quindi tutto sommato ci sono delle condizioni per fare il sistema. Oggi se fai il sistema, il rinascimento non è una retorica, è possibile. Lo ripeto, l'arte, lo strumento è l'innovazione sostenibile, quindi devi essere in grado di essere innovativo, di creare, di avere idee, però le devi creare, le devi realizzare l'ambiente, la struttura, il metodo, l'organizzazione che crea, che renda possibile questo. Abbiamo lanciato, Confindustria ha lanciato l'idea della cittadella dell'innovazione. Ho scritto io il progetto a Franco Guscialli, è andato a Roma, ha presentato il progetto al Mise, quindi l'idea è di realizzare a Brescia una cittadella in un ambiente industriale dismesso, qualcosa di importante, grande, grande vuol dire 40-50 mila metri quadri, realizzando laboratori, centri di ricerca, appartamenti, mini alloggi, teatro, bar, atelier di pittura, di poesia, ambienti di contaminazione, vissuti sabato e domenica H24, cioè dove ci sia questo effetto bottega, la bottega del Rinascimento realizzata lì. Quindi l'ha presentata a Roma, l'ha presentata come progetto flag, bandiera di Brescia, è un progetto da 200 milioni, è un progettino da poco, e ci stiamo lavorando, prima sono andato via perché sto facendo questo, quindi ne sono un paladino straconvinto, perché, ripeto, l'innovazione non la puoi lasciare a caso, non la puoi lasciare a caso, devi favorire. Brescia soffre di questo, non ha un filler per attrarre giovani. I toscani dicono, ma perché devo venire a Brescia? Io non sapevo nemmeno che Brescia fosse romana, longobarda, non sapevo che Erbengarda fosse bresciana, ignoranza profonda. Voglio dire, non ha filler, non ha comunicato, perché il bresciano lavora, non ha tempo per perdere tempo a fare marketing di se stesso, no? Io devo fare i soldi, non posso tappare e così facendo non ha comunicato e quindi i ragazzi stessi fai fatica a attrarli, non è attrattiva anche per i giovani, non è cool. Brescia non è cool, diciamo, perché devono andare a Brescia? Ma come, c'è Iseo, Garda, no, c'è Milano, vanno a Milano, no? Non vengono qui, non è frutto di tutto questo. Quindi se si riesce a creare delle condizioni a invertire il senso di rotazione, dico, oggi Brescia ce l'ha, soprattutto c'è soldi, Brescia. E poi c'è il PNRR, che sono tanti, capito? Quindi metti tutto insieme, ci sono le condizioni del 500. Se le rivedi, ci sono quello che è accaduto nel 500, in Toscana. Oggi la Toscana non è così ancora, no? Il fratello a Livorno dice che parli di cose che io nemmeno sogno.
Se fa voi a Brescia fate cose che io nemmeno non so nemmeno che esistono, veramente. Scusate, dai.